Intanto vi ringrazio per l'invito a partecipazione a questi incontri, a questa serie di incontri. E è un piacere essere di nuovo con voi. Il tema che affrontiamo è un tema molto grave, molto importante, molto significativo. E è interessante notare che è un tema praticamente scomparso dalla teologia cattolica da 30-40 anni. Ecco, non se ne parla molto, non c'è molta produzione, anzi vi dico subito di riferimento che fa un po' da fondamento insieme ad altri alle cose che vi dirò, è un testo di inizio Novecento, un sacerdote, Agostino Lehmann, intitolato appunto L'Anticristo, un testo che è stato recentemente ripubblicato, questa sintesi del problema che affronteremo questa sera. Storicamente, voi sapete che l'anticristo è stato visto in da tempi molto antichi in diversi personaggi storici. Già Papa Gregorio Magno lo vedeva presente o prossimo ai suoi tempi, poi è stato visto in Federico II di Svevia. Prima, ovviamente, ai tempi delle persecuzioni, lo si era visto in Nerone, lo si era visto in Diocleziano, lo si era visto negli imperatori che perseguitavano spietatamente la Chiesa cattolica. E successivamente l'elenco non è completo, ristorando solo degli spunti, è stato visto in Napoleone Bonaparte, con le sue persecuzioni, i suoi tentativi di manomettere la religione cristiana, di assoggettarla a sé. Non dimentichiamo il rapimento di Pio VI e la deportazione di Pio VI durante la rivoluzione, il rapimento di Pio VII, opera di Napoleone, e la sua deportazione a Fontainebleau durante l'impero napoleonico. È stato visto in Stalin, per fare esempi un po' più novecenteschi, ma l'elenco completo è molto lungo. Questo fatto, il fatto che erroneamente già millenni fa, secoli fa, lo si è visto in figure che poi non si sono, evidentemente non erano l'anticristo, erano degli anticristi, ma non l'anticristo, fa capire che ci vuole molta prudenza. Molta prudenza perché sul tema dell'anticristo è interessante notare come nel 1516, sotto Papa Leone X, il primo Papa Medici, il primo dei grandi papi della casata medicea, c'è un concilio laterano, il quinto concilio laterano, che stabilisce pene canoniche molto severe a chiunque osasse dire con troppa certezza, pronunciarsi sulla data della fine del mondo o sulla venuta dell'anticristo, e osasse sbilanciarsi fino a dare anni precisi riferiti a questo tema. Non ci deve stupire il pronunciamento prodottosi a questo concilio sotto Leone X. Perché? Perché di fatto era una cosa consueta, era accaduto con i fraticelli, era accaduto con diversi movimenti ereticali medioevali, che dei temerari si spingessero fino a dare con precisione addirittura assoluta, cioè dando proprio l'anno, a segnalare l'anno della venuta dell'anticristo. E la pericolosità di questi annunci messianici, millenaristici, che suscitavano scalpore, suscitavano timore, spinge la Chiesa a diffidare i fedeli e in particolare i membri del clero da buttare profezie esageratamente precise. Anche perché l'anticristo è figura escatologica, nel senso che è legata ai tempi ultimi, è legata all'apostasia delle nazioni, è legata all'Apocalisse, è legata al fatto che è una certezza che verrà, vedremo perché è una certezza, ma riguarda come figura storica, sarà una figura storica, sarà un uomo, sarà una persona, riguarda i tempi ultimi. E i tempi ultimi, in particolare la parusia, il ritorno di Cristo, che conclude la storia del mondo e prelude al giudizio universale, sono nascosti agli uomini. Il tempo lo conosce solo il Padre, dice Gesù, quando gli viene chiesto informazioni più precise. Queste cose sono nascoste agli uomini e sono riservate al Padre, quindi è un segreto che sarebbe temerario pretendere di svelare. Fra l'altro, molto spesso non dimentichiamo che l'anticristo, come parola, come termine, è stato anche frequentemente usato da sette eretiche, in particolare dai protestanti. I protestanti, se voi vi
capitasse di consultare la stampa protestante già cinquecentesca, si sprecavano le pubblicazioni dove il Papa era ritratto come l'Anticristo. Anzi, il Papa cattolico, i protestanti l'hanno sempre visto come l'Anticristo romano, lo chiamavano l'Anticristo romano. E questo uso protestante era così radicato, era radicato in un modo impressionante, attraverso opere a stampa con figure, litografie terribili dove il Papa era presentato con la tiara ma con il volto da demone, da caprone o comunque da figura appunto negativa, quindi da anticristo. Non solo il Papa romano, ma tutta la Chiesa romana è attaccata da Lutero e dai luterani come appunto la Babilonia, il regno dell'anticristo, il regno di una controchiesa che ha nascosto il Vangelo. Quindi attenzione che un uso improprio o temerario di questo termine è proprio anche, se non soprattutto, delle sette eretiche di ogni tipo e di ogni ismo. Questo, per esempio, Isaac Newton, che come sapete era un mago, non era solo uno scienziato, era soprattutto un cultore di cabala, di ermetismo, di esoterismo, e ci ha lasciato 12 copie diverse dell'Apocalisse annotate minutamente da lui. Studiò molto a lungo l'Apocalisse, anche perché dopo i 37 anni non si dedicò più alla scienza, aveva consumato letteralmente tutte le sue energie, la sua grande opera, e fece altro dopo i 37 anni, fra cui la cosa più importante, studiò molto a lungo l'Apocalisse e da grande matematico arrivò anche temerariamente a dare una data per la fine del mondo, che come curiosità potrei anche comunicarvi, secondo Newton è il 2020, quindi siamo abbastanza vicini, se non fosse che il Concilio Laterano vieta di appunto dare la data esatta. Questo per far capire che tocchiamo una materia delicata, perché come avete ben capito tutte le sette, soprattutto le sette ereticali, hanno sempre sfruttato il termine anticristo per lanciarlo contro la Chiesa. Questa è un po' la premessa. Procediamo, perché il cammino è abbastanza lungo, denso, e ho delle pagine molto interessanti che vorrei leggere e proporvi più avanti. Nella Bibbia e nell'Antico Testamento in particolare, voi sapete che tutto ciò che si trova nell'Antico Testamento è sostanzialmente figura del nuovo. Quindi i grandi patriarchi sono figura di Cristo. Giobbe è figura di Cristo, perché Giobbe con la sua pazienza, in quella sua terribile passione, anticipa, fa vedere in figura quella che sarà l'immensa e infinita pazienza di nostro Signore Gesù Cristo durante la sua passione. E c'è anche una suprema figura dell'Anticristo. Nell'Antico Testamento la figura, secondo i padri della Chiesa, dell'Anticristo è Antioco Epifane. Antioco Epifane, le cui vicende ci sono narrate nel libro dei Maccabei, è la suprema figura veterotestamentaria dell'Anticristo. Perseguita gli ebrei, gli ebrei sono figura della Chiesa di Cristo, la Chiesa cristiana evidentemente, perseguita gli ebrei, vuole sradicarne il culto nel modo più assoluto, siamo in un clima ellenistico, alessandrino, e vuole imporre la cultura greca anche ai giudei, perché sente che il suo potere, se no, è ferito dalla loro indipendenza religiosa. Li perseguita con una selvaggia durezza e violenza, molti scappano nei monti con qualche copia residuo delle Bibbie, ma tutti gli atti che fa Antioco Epifane, poi vi leggerò il testo originale del suo decreto contro i giudei, sono simbolicamente figura della persecuzione che l'Anticristo riserverà ai cristiani. Il tema è molto profondo, perché è molto profondo, è molto urgente, è molto interessante, a mio parere, perché è un tema che getta molta luce sul presente, getta molta luce sul nostro mondo, getta molta luce sull'oggi, più di tanti altri temi, è un tema di estrema attualità. Credo che sarebbe già un grande guadagno se noi a fine di questa piccola conferenza ci saremmo padroniti, se non altro a livello di lessico, di un uso appropriato del termine anticristico. Ci sono realtà odierne,
che si possono in modo legittimo definire anticristiche. Il che non vuol dire che è prossimo, che è vicino, che sarà domani mattina, ma vuol dire che effettivamente, se noi capiamo bene il tema teologico dell'anticristo, ci si munisce di uno strumento di lettura del presente estremamente potente. Un'altra osservazione, mi perdonate, sto facendo osservazioni di sfondo, una sorta di sfondo molto rapido per poi partire in modo metodico, è una chiarificazione a vasto raggio, poi inizieremo un percorso più serrato, più metodico. Sull'anticristo non c'è una dottrina della Chiesa formale, è un fatto che pochi sanno ed è molto interessante, cioè non abbiamo atti solenni, magisteriali, pronunciamenti formali della sede papale o di concili sull'anticristo. Ovviamente questo non vuol dire che è un tema incerto, un tema trattato dai padri della Chiesa, dai dottori della Chiesa, da San Tommaso d'Aquino, c'è un'infinità di scritti sull'anticristo, poi ve ne ho portato un'antologia che citerò, ma non ci sono pronunciamenti formali che stabilizzano il dogma, nel senso che, per esempio, su tutta una serie di aspetti mettono dei punti fermi. Dunque è una certezza teologica, è una certezza scritturale, è una certezza biblica, è un dato rivelato. L'anticristo fa parte del depositum fidei, della rivelazione, ma è un tema estremamente discusso, proprio perché, per quanto sia una certezza che verrà, e poi vi elencherò tutte le certezze teologiche sull'anticristo, la sottile interpretazione di queste certezze in un certo senso vede scuole diverse, vede teologi che hanno detto cose, sfumature diverse sul tema anticristo. A questo punto partiamo un po' più formalmente. Noi abbiamo tre luoghi fondamentali in cui si parla dell'anticristo. Naturalmente non aspettatevi che in questi luoghi compaia la parola anticristo, perché per esempio un luogo è il libro di Daniele, che ovviamente non può parlare di Cristo, ma lo descrive nelle sue profezie, e tutti i padri della Chiesa vedono il passo di Daniele come annuncio dell'anticristo, come profezia sull'anticristo. Il primo passo che vi cito è la seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1-3. A Tessalonica, città che era stata catechizzata da San Paolo nei suoi viaggi apostolici, si è sparsa la voce che il mondo stia per finire. Voce che era abbastanza diffusa nelle comunità cristiane del primo secolo originali. C'era questa attesa messianica, questa attesa escatologica della fine del mondo molto forte. E San Paolo interviene per fermare queste voci che stanno provocando scompiglio fra i fedeli, perché c'era chi non lavorava più, chi smetteva di occuparsi dei suoi doveri. Ricordate il famoso monito di San Paolo: chi non vuole lavorare non mangi, che nessuno prenda scuse ai tempi ultimi per smettere di fare una vita ordinata da buon cristiano. E in questa lettera ci dice molte cose importantissime, poi la leggeremo integralmente questo passo, adesso lo cito brevemente, perché si capisce dalla lettera che ha già ampiamente spiegato chi è l'anticristo, ha già detto molte cose. Purtroppo per noi, perché nella lettera fa riferimento a ciò che loro già sanno, e quindi a noi, che saremmo molto desiderosi di saperlo meglio, non dà i chiarimenti che sono rimasti in sospeso. Scrive ai Tessalonicesi: nessuno vi seduca in alcun modo, perché ciò, ovvero la fine del mondo, non sarà se prima non sia seguita l'apostasia e non si sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Il figlio della perdizione. Quindi San Paolo, passo voi capite che è importantissimo, ci dice, calma, che nessuno parli di fine del mondo, perché voi sapete bene che prima le nazioni devono apostatare, cioè ci deve essere l'abbandono della fede cristiana. E, attenzione, dopo l'apostasia
deve comparire il figlio della perdizione, l'uomo dell'iniquità. San Paolo scrive nel greco della Koine ellenistica, come sapete, un greco molto semplice in un certo senso, e nel greco della Koine dice il figlio tes anomias, cioè il figlio della assenza di legge, della iniquità. Infatti l'anticristo è chiamato l'anomos, colui che non ha legge, l'uomo iniquo. L'uomo che non ha legge etimologicamente diventa l'iniquo, l'uomo iniquo, il figlio di iniquità. Questo figlio di iniquità rafforza, cioè non è solo iniquo, è il figlio stesso dell'iniquità stessa, è come dire iniquo per essenza, totalmente maligno, totalmente malvagio. Deve comparire quest'uomo e dunque non è ancora comparso, quindi non parlate di fine del mondo. L'apostasia è il segno sicuro che è prossimo l'avvento dell'anticristo, questo sì, l'apostasia è il segno più forte che popoli cristiani abbandonino la fede cristiana, è il massimo segno che l'anticristo è prossimo. Apostasia significa nazioni da tempo cristiane e cattoliche che lasciano la fede, non solo come singoli, in un certo senso, cioè come tanti singole persone che la lasciano, ma in un certo senso formalmente anche come nazioni. Per esempio, San Pio X in una sua enciclica si lamenta che la Terza Repubblica abbia tolto un particolare simbolo nero che veniva messo sulle navi il giorno del Venerdì Santo, in segno di lutto, essendo il giorno della passione di Nostro Signore. A noi fa sorridere questo, ma all'inizio c'era la legalità sociale di Cristo e pubblicamente gli stati riconoscevano la passione con segni esposti sugli edifici pubblici e sulle navi. Viene tolto questo segno e San Pio X lo denuncia come segno di apostasia, perché formalmente i capi di Stato rinunciano a testimoniare la fede pubblicamente. Voi sapete che è molto importante che la fede non sia testimoniata solo a livello spirituale, personale, individuale, ma pubblicamente con atti e gesti pubblici che le autorità avrebbero il dovere di compiere, per esempio le pubbliche processioni, proprio per dimostrare che come stati o come comuni o come città sono legati a Gesù Cristo. L'apostasia però non va confusa con la larga diffusione del peccato. Noi abbiamo avuto epoche di forte diffusione del male morale, del peccato, anche in passato, non idealizziamo mai il passato, perché il passato ha avuto moltissime epoche di ombre, anche il Medioevo se è per questo, ma un conto è il peccato individuale, un conto la legge dello Stato, un conto l'apostasia della nazione. L'apostasia della nazione è più grave del peccato. Potremmo avere epoche apostate che magari sul piano dei peccati, per assurdo, potrebbero anche peccare meno di altre epoche, ma sarebbe più grave l'apostasia. L'apostasia è qualcosa di apocalittico, che popoli che ha ricevuto la fede cristiana apostatino, è in assoluto la cosa più grave. Come l'apostasia è il peccato più grave, è il peccato in assoluto più grave, perché è l'abbandono della fede che ho ricevuto. Pio IX, in quanta cura nel sillabo, Leone XIII, in molti documenti, sono moltissimi documenti di Leone XIII, San Pio X, in diverse encicliche, a partire dalla prima e supremi apostolato cattedra, denunciano l'apostasia. San Pio X formalmente dice: se non fosse che tremo a pronunciare il suo nome, sembrerebbe, tanto tutto è fatto contro la Chiesa Cattolica dagli stati del mondo, tutti sono scatenati contro la Chiesa e siamo nel 1903, sembrerebbe che sia già giunto l'anticristo, sia già giunto l'uomo dell'iniquità, il figlio dell'iniquità. Pensate, siamo a inizio Novecento, non c'è la televisione, non c'è internet, non c'è l'aborto, non c'è il divorzio, e San Pio X dice: è tutto troppo contro la Chiesa, tutto è contro la Chiesa. Ma è un santo, e i santi sono anche sempre un po' profeti, vede a un livello di profondità sconvolgente quello che sta accadendo, per cui cose che noi invideremo di vivere come cristiani, almeno io come cristiano, in un mondo come quello di San Pio X, San Pio X già lo vede come un mondo che dice: non pronuncio il suo nome perché tremo, ma se potessi direi che siamo già ai tempi dell'anticristo, tanto tutto sembra fatto per impedire alla Chiesa di santificare le anime e di procedere con la sua azione. A questo punto
i pontefici citati vedono l'inizio dell'apostasia, E c'era stato l'atto tragico dell'occupazione di Roma, 1870, atto fra virgolette apocalittico, atto che annuncia in qualche modo comunque i tempi ultimi. Fra l'altro uno studio recente molto interessante mostra che è dal 1870, esattamente con l'inizio, con la fine del potere temporale dei papi, che inizia il crollo demografico d'Europa. Dal 1870 tutti gli stati si accorgono che iniziano a crollare le nascite. Fa impressione vedere queste misteriose correlazioni. È come se la vita iniziasse a spegnersi. La Chiesa viene sfregiata e privata di quel baluardo essenziale della sua libertà. È chiaro che la Chiesa non può essere serva, schiava, ospite di uno Stato che è l'nemico. È una cosa, è una contraddizione in termini. Era decisivo lo Stato Pontificio come baluardo contro i poteri terreni che volevano controllare e opprimere la Chiesa. La sua perdita è di fatto, la sua perdita è un segno veramente drammatico. Ebbene, oggi i segni di apostasia sono ancora più forti. Il dato più forte, la Francia, figlia prediletta della Chiesa, figlia, prima figlia della Chiesa, il primo stato con Clodoveo convertitosi direttamente dal paganesimo al cattolicesimo senza passare dall'eresia ariana, quindi popolo prediletto da Dio, oggi è praticante il 4% dei francesi. Se con praticante assumiamo il dato di andare a messa una volta al mese, non tutte le domeniche, perché la Chiesa considera praticante chi va a messa una volta al mese. Se prendessimo il dato chi va a messa tutte le domeniche scenderemmo all'1%, all'1,5, non lo so. Quindi 96 francesi su 100 non sanno più nemmeno cos'è la messa, cos'è la Chiesa. E guarda caso, il 60% dei bambini che nascono ogni anno in Francia nascono fuori dalla famiglia, fuori dal matrimonio, nascono da genitori che convivono ma non sono sposati nemmeno in comune. È il paese al mondo col più alto tasso di nascite fuori dal contratto matrimoniale, proprio la Francia. Questo è abbastanza interessante. L'apostasia è preludio alla venuta dell'Anticristo, ma l'Anticristo, che sarà una persona, ecco, su questo è interessante notare come il modernismo, questo è molto interessante, i modernisti e anche teologi degli anni 40-50, che non erano modernisti formalmente, ma però il modernismo è un clima che infetta la Chiesa a partire dall'inizio del Novecento fino all'Ottocento, e che, essendo un clima, colpisce anche chi non vuole essere modernista, anche chi non lo è, però alla fine l'aria che circola è quella. Tipico del modernismo è negare che l'Anticristo sia proprio una persona. È una cosa collettiva, è una cosa astratta, cioè tendono a ridurlo a una specie di, non si sa nemmeno che cosa, entità collettiva. Notate che questo assalto modernista negatore che l'Anticristo sia una persona fa da pendant alla negazione che Satana sia persona, perché anche Satana è una persona, è un angelo, ma è un angelo, è proprio il re nero, diciamo, di tutte le corti infernali. E sapete benissimo che è molto odioso al modernismo ricordare che esiste Satana, ma è altrettanto odioso ricordargli che esisterà l'Anticristo e che sarà una persona, perché vedremo fra poco le certezze sull'Anticristo. L'Anticristo è un uomo, non è un demone incarnato, non è una strana entità, è una persona, nato da un padre e da una madre. Quindi questo al modernista non va giù, non piace. E non piace per motivi ovvi, no? Per chi conosce il modernismo. L'Anticristo, che sarà una persona, un individuo umano ben determinato, avrà dei precursori, cioè degli anticristi già presenti, e gli apostoli, Pietro, San Giovanni, lo dicono, sono già fra noi gli anticristi, cioè i precursori, e ci sono sempre stati degli anticristi, perché, per dirla con le lettere di San Giovanni, fra l'altro le prime e seconda lettere di San Giovanni sono gli unici due documenti biblici in cui compare la parola anticristo, compare 4 volte, in 3 versetti della prima lettera di San Giovanni e in 1 versetto della seconda lettera di San Giovanni. La parola anticristo nella Bibbia compare 4 volte, solo in San Giovanni. Le altre fonti sono
riferimenti all'anticristo che non lo chiamano così. Ma San Giovanni fa ben capire, gli anticristi sono già all'opera, sono gli eretici, sono gli gnostici, sono i falsi fratelli, sono tutti coloro che hanno volto apparente, esteriore di cristiani senza esserlo veramente, senza avere la carità, senza veramente amare la Chiesa. E questi fratelli finti, falsi, di fatto sono degli anticristi, perché anticristo è chi nega che Cristo sia Dio, essenzialmente che Cristo sia Dio, che Cristo sia Dio. Questa è l'essenza della negazione anticristica. Molti impostori sono usciti per il mondo, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto nella carne. Questi tali sono impostori e anticristi, seconda lettera a Giovanni, di Giovanni, di San Giovanni. Molti impostori sono usciti per il mondo e non confessano che Gesù Cristo sia venuto nella carne, che il Verbo si sia incarnato. Pensate al docetismo che nega l'incarnazione, agli ariani che negano la divinità di Cristo e a tutte le forme ereticali che manipolano la cristologia. Voi sapete bene che l'eresia è sempre o trinitaria o cristologica, e le due tipologie di eresie si intrecciano, ma in definitiva ho due fondamentali famiglie ereticali, le eresie antitrinitarie e le eresie anticristologiche. E tutti coloro che alterano e si fanno un falso Cristo, se lo costruiscono su misura, magari un falso Cristo a cui aderiscono con tutto l'empito del loro sentimentalismo deviato, un falso Cristo rassicurante, un falso Cristo che è solo perdono, che è solo misericordia, che non è mai giustizia, che salva tutti. Ma questo è un falso Cristo, è un falso Cristo che può costruirsi solo un anticristo. È comodo, me lo faccio su misura, è tipico del modernismo. Il modernismo si ha l'impazzimento e ogni fedele si costruisce il suo Cristo, che non è quello della Chiesa, che non è quello dei padri della Chiesa, che non è quello dei dottori della Chiesa, che non è quello dei concili. E questo è opera da anticristi. Per il mondo dilagano gli anticristi. Ecco, incominciamo a capire l'altezza teologica a cui il tema ci obbliga a porci. Oggi l'umanità intera, popoli interi, si è posto un luogo di Dio, sollevandosi sopra tutto ciò che chiamasi Dio. L'umanità intera, stiamo sempre citando dalle lettere dei primi apostoli, che si pone, si eleva al posto di Dio, sollevandosi sopra tutto ciò che si chiama il Dio, ecco il proprium dell'atto anticristico, il proprium, l'essenza. L'essenza è sollevarsi al posto di Dio, e che lo faccia tutta l'umanità, perché vedremo, quando giungerà l'anticristo, salvo un pusillus grex, un piccolo gregge di fedeli, di cristiani che riconosceranno l'anticristo e sapranno negargli il loro consenso, la loro adorazione, essenzialmente l'umanità intera adorerà l'anticristo, sollevando se stessa a ciò invitata dall'anticristo, come se appunto volesse elevarsi sopra Dio. Ora, l'essenza dell'eresia, l'essenza del modernismo, del resto il modernismo è la sintesi e la somma di tutte le eresie, per dirlo con San Pio X e la Pascendia. Il modernismo non è solo una super eresia, perché tutte le eresie sono presenti nel modernismo. Quando si è capito bene il modernismo, gli eretici, non so, del 500 sembrano moderati, sembrano quasi ortodossi, perché modificano un articolo della fede, ma il resto più o meno intatto. Invece il modernismo sovverte completamente il cristianesimo. Ebbene, qual è l'essenza di ogni deviazione ereticale, se si va al fondo della cosa? Che l'uomo si mette al posto di Dio, magari non lo vuole fare, ma nei fatti divinizza se stesso, celebra se stesso e giustifica se stesso. E anche se la parola Cristo o la parola Dio o la parola cristianesimo continua a esserci, è svuotata del suo senso. Perché di fatto l'essenza di ogni ribellione anticristica alla verità è celebrare l'uomo, o rendere lecito per l'uomo ciò che non dovrebbe essere lecito. Ebbene, a questo punto noi stiamo avvicinandoci al nostro tema, cioè siamo già in parte dentro, ma queste sono sempre pennellate per evocare lo sfondo, diciamo, complessivo.
Segni e forme di apostasia. Quali sono questi segni e queste forme? Sono degradazione e manipolazione della figura di Gesù. Ogni alterazione della figura di Gesù è un segno anticristico, inclusi i famosi film fatti negli ultimi 50 anni, famosissimi, diffusi in grande coppia, come Jesus Christ Superstar, che è un film satanico, che attacca completamente la figura di Cristo, la rende un Cristo solo umano, totalmente distorto. Quindi il cinema è stato usato moltissimo contro la figura di Cristo. L'ultima tentazione di Cristo di Scorsese, che è un film anticristico, ma potremmo citarne molti altri. Ovunque io vedo manipolata, distorta la figura di Cristo, io ho qualcosa che allude, piaccio o no, a un'età anticristica. Un altro segno, il rifiuto della regalità sociale di Cristo. Cristo sì, Chiesa no. Chiesa sì, ma regalità sociale di Cristo no. Sono segni anticristici. L'intimismo, lo spiritualismo, la fede senza però partecipazione ai sacramenti, tutto ciò è anticristico, perché in ultima istanza va a negare la regalità sociale di Cristo, cioè il fatto che Cristo, essendo re dei re, signore dei signori, creatore del mondo, ha il diritto di regnare su tutto: famiglia, lavoro, società, leggi, stati, diritto internazionale. La fede cristiana dovrebbe regnare, illuminare, rischiarare tutto. Quando viene meno questo, la fede scivola negli abissi fusi dell'intimismo, dell'interiorità, allora siamo sempre in un clima anticristico. Leggi avverse al decalogo, l'aborto, il divorzio, l'omosessualismo ideologico, il gender, sono chiari segni anticristici di apostasia. In definitiva, un clima culturale incline al naturalismo, al neopelagianesimo, a una sorta di ottimismo antropologico, il vedere l'uomo come essenzialmente buono. E se c'è del male dipende dalla società, dalle strutture, non dall'inclinazione a desiderare in modo disordinato i beni creati dell'uomo. Tutto ciò è un segno anticristico. La difficoltà di punire, l'odio per ogni sanzione, il non accettare più che l'autorità punisca il reo, la simpatia per i colpevoli, la tendenza ad assolverli sempre, il perdonismo, questa è una falsa misericordia, una falsa carità. La lotta contro la pena di morte, un tipico segno anticristico. Come non ricordare, per esempio, che la più antica battaglia della massoneria è contro la pena di morte. Uomini di chiesa che osano scagliarsi contro la pena di morte, che ne chiedono l'abrogazione, una follia anticristica, perché la Chiesa ha sempre difeso e sempre applicato la pena di morte, in quanto è anticristico che il reo di crimini particolarmente gravi non venga punito con la più grave sanzione che c'è. Che l'omicida abbia salva la vita è chiaramente anticristico. Quindi vi butto là degli spunti molto veloci, mi rendo conto, forse anche non vorrei li prendeste per provocatori, sono solo lampi che lancio velocemente per sintonizzarci sul nostro problema. Fra poco arriveremo all'aspetto esegetico e tecnico, diciamo. La cancellazione dei novissimi, la diffusione ingannevole della salvezza universale, il New Age, il salutismo, il culto del corpo, l'ansia per le cure mediche e per la salute del proprio corpo, sono tutti segni anticristici, segni di apostasia. L'ecologismo, il pacifismo oltranzista, l'incapacità di riconoscere il proprio nemico esistenziale per uno Stato, per un popolo, tutto ciò è un segno di apostasia, è un segno di oscuramento, opacizzazione degli animi, delle intelligenze. È l'uomo che, perso Cristo, incomincia a perdere anche se stesso, non riconosce più la verità oggettiva, semplice, realistica. Sono, lo vedremo in un passo bellissimo della seconda, prima lettera a Timoteo, sono i figli che si ribellano al padre. Vedremo un passo sconvolgente di un padre della Chiesa, Sant'Ippolito, su questo tema. Bene, la premessa è conclusa. E adesso, sperando sempre che ecco, ci si sia sintonizzati su questo sfondo, abbiamo come un grande sfondo, ci siamo portati in qualche modo all'altezza del tema drammatico e scatologico che abbiamo, adesso entriamo
se posso permettermi di usare una simile espressione, un po' più sul tecnico, cioè su aspetti esegetici e su passi scritturali. I tre ritratti biblici dell'Anticristo sono tre i luoghi fondamentali. Ovviamente ce ne sono molti altri che sono avvicinabili, ma tre luoghi sono appunto fondamentali. Il primo è Daniele, settimo, versetti 7-26. Settimo libro, settimo paragrafo, versetti 7-26. Ed egli, l'Anticristo, ovviamente non lo chiama così, parlerà male contro l'Altissimo e calpesterà i santi dell'Altissimo e si crederà di poter cambiare i tempi e le leggi. E saranno poste in mano a lui tutte le cose per un tempo, due tempi e per la metà di un tempo. Attenzione che questo passo è breve. Daniele, sapete che è il più importante insieme a Ezechiele, ma è più importante di Ezechiele per il tema apocalittico, proprio ce lo ritrae con una forza spaventosa. Notate le parole chiave di queste pochissime righe che vi ho letto: parlerà male contro l'Altissimo, cioè sarà blasfemo, sarà un bestemmiatore, dirà cose, rovescerà ogni idea corretta di Dio e di Cristo, oserà parlare male di Dio e calpesterà i santi dell'Altissimo. Calpestare qua significa perseguiterà coloro che avranno la forza che gli verrà da Dio di essere fedeli a Gesù Cristo, saranno calpestati. Umanamente parlando, i cristiani degli ultimi tempi saranno sconfitti, saranno perseguitati e messi a morte. Non vinceranno secondo la carne, vinceranno secondo lo spirito, come i martiri dei primi secoli. Però, umanamente parlando, saranno, senz'altro, tra virgolette, sconfitti. Come il nostro Signore, umanamente parlando, muore sulla croce. Aligno regnavit, regna dalla croce. Ma attenzione a questo particolare, a me particolare, molto caro. Cambierà i tempi e le leggi. Sono due cose, commentiamo la prima. Cosa vuol dire cambierà i tempi? Beh, è semplice. Avrà la pretesa di disarticolare il modo di contare gli anni, i giorni e i tempi per cancellare fin anche la memoria del lungo eone cristiano, della lunga stagione storica cristiana, millenaria, perché i nemici della Chiesa, anche oggi, nelle loro conventicole segrete, odiano talmente la Chiesa che una delle manifestazioni di odio è cercare, se possibile, di inquinare la scansione del tempo cristiano. Con la domenica è giorno del riposo e oggi giorno qui si riempiono i supermercati, ma non casualmente, perché uno Stato giusto vieta qualunque forma di attività commerciale o lavorativa la domenica. Invece adesso fanno esattamente l'opposto, l'Unione Europea fa pressioni nel segreto perché sia tolta in un certo senso, perché aumentino le domeniche lavorative e i tempi giacobini con il calendario rivoluzionario dove la settimana diventa di 10 giorni per impedire che la domenica sia di riposo e far lavorare i cristiani in domenica, e poi potremmo dire i regimi totalitari che contano gli anni dal primo anno della rivoluzione, incluso il fascismo conta gli anni dal primo anno della rivoluzione fascista, no? Anno 1 della rivoluzione fascista, il terzo Reich, il bolscevismo, sulla scia del giacobinismo. Quindi la rivoluzione che citava all'inizio il dottor Possedoni, guarda caso la rivoluzione fa proprio ciò che Daniele dice che farà l'anticristo. L'anticristo lo farà in un modo così perverso e vincente da riuscire a farlo, perché attenzione, non dimenticate un particolare, che la rivoluzione si compie solo quando riesce a cancellare la memoria, il ricordo di come era il mondo prima della rivoluzione. La rivoluzione è compiuta quando effettivamente sradica fino alla radice non solo le istituzioni, ma il ricordo di come il mondo era prima, e manipolare il tema è cosa fondamentale. Però cambierà anche le leggi. Voi poteste dirmi, ma le leggi sono sempre cambiate, la storia cambia, no? Attenzione, voi sapete che tutte le leggi sono eque e rette solo quando sono una estrinsecazione più ampia del decalogo. Qualunque legge che entri in contrasto anche minimo con un articolo del decalogo non è una legge, è un atto iniquo. E quindi la legge in un certo senso in realtà è immutabile, perché la legge, il decalogo, come voi ben sapete,
in teologia dogmatica si spiega che non è creata da Dio, Dio non è che si inventa il decalogo, è l'essenza di Dio manifestata verbalmente come parole e come comando morale, ma è definita come l'essenza stessa di Dio. È eterna, è coeterna Dio, è in un certo senso è Dio. E questo è molto bello, andrebbe spiegato ai giovani, perché se io capisco che un comandamento, il mio rapporto morale di obbedienza a un comandamento è in un certo senso rapporto d'amore con Dio, fedeltà alla sua essenza eterna, beh, diventa anche più facile obbedire al comandamento. Il comandamento non è così un'invenzione volontaristica di Dio, questo lo pensa l'Isla, lo pensano i fraticelli, i francescani degli atti ereticali, Occa, che Dio se volesse potrebbe cambiare anche il decalogo, mentre il tomismo e la tradizione dei padri spiega benissimo che la legge è eterna e non fa parte della creazione. E quindi cambiare le leggi in senso anticristico è l'essenza dell'anticristo. E c'è poco bisogno di fare esempi a leggi totalmente inique, che è ingiusto chiamare leggi, sono atti di arbitrio tirannico che vanno contro il decalogo oggi in paesi da millenni cristiani. Abbiamo letto Daniele, procedo sempre speditamente, mi scuso per la velocità, anzi avvisatemi se è eccessiva la velocità o se posso procedere così. Secondo testo biblico che effettivamente ci parla dell'anticristo, le fonti, lo ripeto, sono poche ma fondamentali. Secondo testo è l'Apocalisse di San Giovanni, che l'isola di Patmos ha questa rivelazione, questa visione, e riceve questa parola straordinaria che è l'Apocalisse. L'Apocalisse a un certo punto ci parla, in un capitolo fondamentale, della bestia che sale dal mare. Attenzione che la bestia non è il dragone, la bestia, secondo i padri della Chiesa, è proprio la rappresentazione dell'anticristo. Il dragone è Satana. E vedremo infatti che la bestia è guidata dal dragone, riceve il potere dal dragone, il dragone gli dà la forza, il dragone lo protegge e lo sostiene. Quindi Satana, questa è una grande rivelazione, sarà sostegno, guida, aiuto essenziale alla bestia, cioè all'anticristo. Vi ricordo che nei circoli esoterici sono sinonimi, la bestia o l'anticristo sono sinonimi. Abbiamo dei casi storici interessanti, ve ne cito due. Uno, Calles, il presidente del Messico, generale che perseguitò i cristeros in Messico negli anni 20, tema che sarebbe bello trattare in una conferenza specifica, perché è un tema poco noto, di una profondità sconvolgente, su cui ci sarebbe molto da dire, anche su Pio XI e le due encicliche sui cristeros di Pio XI. Comunque, al netto di questo, Calles si era fatto tatuare il numero 666 sul petto, presidente del Messico, e si faceva chiamare la bestia, perché perseguita con una spietatezza incredibile i cristiani messicani. Non voglio entrare nei dettagli, ma tanto per capirci, una delle pene che usavano per spezzare la resistenza dei cristiani che non volevano apostatare era farli ammalare di lepra in celle infettate dalla lepra, per opprimerli con l'incubo di questa malattia. Quindi usava la lepra contro i cristiani. È un piccolo particolare che trago dalla memoria degli eroici cristeros, padre pro, eccetera. Bene, a un certo punto l'Apocalisse ci parla di una bestia potentissima che sale dal mare. Voi sapete che nell'Antico Testamento il mare è simbolo delle guerre civili, delle guerre fra nazioni, delle guerre intestine, dei conflitti più amari. Mare, mare in tempesta, il mare si muove, il mare è un simbolo di male, il mare è un simbolo di malvagità, di iniquità. Infatti la terra nuova, i cieli nuovi, il mondo promesso nell'Apocalisse è un mondo dove non c'è più il mare. Simbolicamente il mondo riservato agli eletti, il mondo riservato alla Gerusalemme celeste è un mondo dove il mare non c'è, che simbolicamente significa non c'è più alcun conflitto, alcuna guerra, ma regna una vera fraternità spirituale, gloriosa, così come un mondo dove non c'è grido, non ci sono più grida, nessuno alza più la voce, nessuno urla più, la voce è pacata, è raccolta, è bellissima questa metafora. Bene, scusate il cursus esegetico, ma dal mare, cioè dalle guerre più terribili, a un certo punto sorgerà una bestia potentissima. E tutta quanta la terra, scusate,
e tutta quanta la terra, con ammirazione seguì la bestia, e adorarono il dragone, che diede potestà alla bestia, e adoravano anche la bestia, dicendo: chi è da paragonarsi con la bestia? E fu concesso a lei di far guerra coi santi e di vincere. E le fu dato potere sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. Dunque, abbiamo anche qui molte cose, ma ne commento una sola. Fa guerra ai santi e li vince, sarà adorato. L'anticristo chiederà di essere adorato, perché l'anticristo, come Satana, è simia Dei, in questo caso simia Cristi, scimmia di Cristo. Voi dovete sempre, per discernere i segni anticristici, ricordarvi che il demonio è simia Dei, è una scimmia che imita i gesti del vero Dio, perché vuole farsi come Dio e conosce Dio, perché non dimentichiamo che Satana non ha la carità ma ha la fede, nel senso ha la conoscenza di Dio, sa perfettamente che Dio esiste. Ma l'anticristo è simia Cristi, cioè vuole assomigliare a Cristo e farsi credere il vero Cristo, e potrebbe anche presentarsi come il Cristo della parusia, cioè sono il Cristo che doveva tornare, eccolo è tornato, quindi adoratemi, adoratemi, perché avete adorato il primo Cristo, avete adorato Cristo nella Chiesa, adesso potete adorare Cristo che è tornato. E questo va capito bene, perché cosa vuol dire adorare il falso Cristo, l'anticristo? Stiamo attenti a non fare confusione. Fra poco vedremo che nell'Apocalisse c'è un passo che scioglie un po' questo problema, perché ci sarà un segno che denoterà coloro che accettano di adorarlo, segno sulla mano o sulla fronte. Gli adoratori della bestia accetteranno di farsi mettere un marchio particolare sulla mano o sulla fronte. Vi ricordo che anticamente il marchio sulla mano o sulla fronte era usato anche con gli schiavi. Lo schiavo era marchiato a fuoco, perché fosse indelebile il segno che era schiavo di qualcuno. Ma vi ricordo anche che si marchiano gli animali, e una manovra che l'anticristo farà, del resto è già in corso oggi, è la reduzio della differenza ontologico-metafisica fra uomo e animale, cioè il pensare sempre più l'uomo come un animale e basta, e sempre più l'animale come una sorta di entità che avrebbe una specie di pseudo-dignità umana, ok? Su questo tema, visto che lo tocco e non avrò il tempo di ritoccarlo dopo, vi faccio notare un particolare, che Adolf Hitler era un animalista convinto e introdusse le prime leggi, tra l'altro severissime, per chiunque ferisse o colpisse gli animali. C'erano, mi pare, 2 anni di carcere per chi percuoteva un animale, un cane. Amava molto i cani, era lui che li sfamava, e aveva un'enorme tenerezza per gli animali. La tenerezza per gli animali, il commuoversi per gli animali, per i cucciolini o cose di questo tipo, se non ho 5, 6, 8 anni, se ne ho 50, è un brutto segno, è un gran brutto segno. Perché Hitler protegge gli animali, fa le prime difese solenni per proteggere gli animali, ope legis, e Adolf Hitler non, quindi attenzione, attenzione, che l'animalismo è un segno anticristico, l'animale in onore è un segno anticristico. Io seguo molto la stampa online, un po' diciamo europea, italiana, a volte americana, è impressionante, a livello mondiale credo che non sia un giorno in cui le agenzie di stampa non mettono almeno una notizia commovente su qualche animale. La giraffa ferita, il cucciolotto di orso che è nato allo zoo, il gatto che è stato salvato dai pompieri in modo strano, il cane che ha trovato il padrone dopo 3 anni. C'è sempre una notizia. C'è sempre una notizia. Mentre non c'è mai alcun riferimento rispettoso alle grandi festività cristiane. Anche il giorno più santo del cristianesimo, a livello mondiale, scientificamente si cancella qualunque riferimento a Cristo. Allora, il punto chiave, scusate, mi vengono questi excursus perché so che avrò poco tempo per dirli dopo, quindi li anticipo, spero di non creare confusione in voi. Attenzione, un punto interessante, perché qualifica il regno anticristico in modo formale. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Cioè il regno dell'anticristo sarà un governo mondiale unificato.
Su questo non ci piove. Sarà un governo mondiale unificato che l'anticristo instaurerà soprattutto grazie al grandissimo aiuto del popolo ebraico, perché il popolo ebraico all'inizio riconoscerà l'anticristo, lo adorerà, riceverà grandi favori dall'anticristo, che sedurrà il popolo ebraico presentandosi come il messia terreno e carnale che finalmente dà un potere e porta la pace nel mondo, che è il messia deviato, eretico, che gli ebrei talmudici attendono un capopopolo che porti finalmente la pace e la giustizia, portando appunto insieme a ciò il trionfo al popolo ebraico. E nella trattazione teologica del tema dell'anticristo è una certezza che il popolo ebreo riconoscerà, adorerà e aiuterà l'anticristo a estendere il suo potere ovunque, ma è anche una certezza che quando l'anticristo inizierà a perseguitare tutte le religioni, perché saranno sradicati tutti i culti, intendo dire sradicati anche con demolizioni fisiche, distruzioni, profanazioni, tutto, le chiese, le sinagoghe, le moschee, sarà tutto demolito per avere un unico culto, il culto dell'anticristo. Quando gli ebrei vedranno che anche il loro culto, la sinagoga, è distrutta, è perseguitata, apriranno gli occhi e ci sarà quella conversione del popolo ebreo che comprenderà tutto per dono divino, e gli ebrei di quei tempi diventeranno a quel punto cristiani. La famosa promessa di San Paolo, alla fine tutto Israele entrerà nella Chiesa, è legato ai tempi anticristici, perché dopo averlo aiutato a prendere il potere, quando l'anticristo si volgerà contro anche gli ebrei, perché non vorrà più nessuna religione di nessun tipo se non quella che si svolgerà adorando la sua persona nel tempio, forse di Gerusalemme, ricostruito, beh, questo è un segno legato alla venuta dell'anticristo. Attenzione, Trump e Bolsonaro, presidente degli Stati Uniti e del Brasile, che spostano l'ambasciata a Gerusalemme, è un grosso favore fatto agli ebrei e al sionismo, e in questo senso è un segno non molto bello. Fino anche i presidenti americani più filo ebraici non hanno mai osato nemmeno pensare di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, ma recentemente stanno aumentando gli stati che fanno questo misterioso favore al popolo ebraico, e in questo senso è un segno anticristo. Questo potere, ecco, mi permettete un piccolo commento ancora, questo governo mondiale unificato, diretto o indiretto, nel senso che non dobbiamo pensare a che non ci siano magari delle articolazioni statuali, delle grosse confederazioni, per esempio l'Unione Europea potrebbe essere un'enorme area sotto il controllo dell'anticristo attraverso i suoi funzionari. L'anticristo governa attraverso anche tutta una sua schiera di scherani, di aiutanti. Ma beh, chi non vede che in effetti il mondo è in marcia verso questa globalizzazione, verso questo mondialismo, è diffamato come populismo ogni amor di patria, diventa populismo, è diventata una parolaccia, è diffamato ogni amore della propria storia, della propria nazione, del proprio passato, sembra che è buono solo chi in fondo desidera morire come Stato, come nazione, come patria, mentre sono sempre stati valori questi principi, anzi è un valore fondamentale della pietas, l'amor di patria, l'amor di Dio, l'amor della propria famiglia sono la pietas. Ecco, notate che è un brutto segno, la diffamazione come populismo dell'amore per la sovranità del proprio Stato, e oggi le forze mondialiste stanno combattendo il sovranismo, stanno combattendo l'idea che uno Stato deve tornare a essere padrone in casa propria. Ma è certo che controllerà tutto il mondo. I teologi fanno notare che forse si salverà, ci sarà qualche remota valle, zona montagnosa, zona tropicale, cioè ci potrà essere accidentalmente qualche piccola realtà locale che non è sotto controllo diretto dell'anticristo, ma il mondo nella sua globalità, gli stati saranno tutti sotto il potere di ferro schiacciante dell'anticristo. Questo è una certezza assoluta, ci sarà un unico governo mondiale. Notate, difficile pensarlo oggi, gli sforzi di Putin per edificare un mondo multipolare, il multipolarismo insieme alla Cina, insieme all'India, insieme all'Iran, gli sforzi per creare la via della seta, no? One Belt, eccetera, sono sforzi multipolari. Ci sono potenze nucleari, atomiche, Cina, India, Russia, è difficile
al momento non c'è un governo mondiale, ma però è in marcia, lavora incessantemente. Ora, difficile immaginare che potenze nucleari cedano la sovranità, se non perché la perdono dall'interno, per una presa del potere dall'interno di emissari dell'anticristo, o se non perché ci sia una guerra nucleare prima fra queste potenze. E vi ricordo che gli Stati Uniti stanno ritirandosi da tutti i trattati nucleari sulle armi a raggio intermedio e stanno lanciando nuove bombe atomiche regolabili come kiloton di potenza, da un kiloton e mezzo fino a 200 kiloton, sono le nuove bombe con cui stanno armando anche gli aerei italiani a Ghedi e nelle basi italiane. Quindi le nostre basi sono bersaglio dei calibri russi, perché i russi ovviamente hanno nel mirino tutti i punti di lancio di bombe atomiche americane, fra cui le non poche bombe atomiche presenti in Italia. In Italia sono almeno un centinaio di bombe atomiche americane. Questo lo dico per dirvi che anche l'Italia non è potenza nucleare de jure, ma lo è de facto, perché i Tornado sono anche vettori che portano bombe atomiche. E queste bombe atomiche a testata regolabile sono inquietanti, perché permetterebbero un primo colpo non totale per intimorire l'avversario, spegnerlo e dirgli: o ti arrendi o a questo punto passiamo al colpo pieno. Ma sta cambiando molto lo scenario dell'uso delle armi nucleari attualmente in corso, sta cambiando in modo pesantissimo, ve lo segnalo perché è un fatto tecnico ma interessante. Non è scritto da nessuna parte che non ci possa essere la guerra nucleare. Dio ha promesso solo che non userà più il diluvio per sterminare l'uomo, ma non ha promesso che non ci sarà una distruzione attraverso il fuoco. La bomba atomica è fuoco che scende dal cielo, è il fuoco che scende dal cielo, Dio non ha promesso che non sarà usato. Quindi la guerra atomica, con anche molti miliardi di morti, è tecnicamente, teologicamente pensabile. Perché? Per un motivo semplicissimo, che c'è quasi 1 miliardo di aborti all'anno. Si stimano fra 750 milioni e 1 miliardo di aborti all'anno. Attenzione, 60 milioni aborti chirurgici, 700 milioni aborti chimici. Quindi attenzione, che noi no, ma buon Dio vede tutto, e quando tu hai 750 milioni di aborti all'anno, perché dovremmo scandalizzarci per 2 o 3 miliardi di morti dovuti alla guerra nucleare? Io non mi scandalizzerei per nulla. Non sto dicendo che ci sarà, sto dicendo che, siccome seguo piuttosto attentamente l'evoluzione delle dottrine nucleari mondiali, americane e russe, gli americani stanno cambiando la dottrina nucleare e stanno teorizzando da diverso tempo il primo colpo nucleare. Non il secondo colpo dissuasivo, ma il primo colpo. I russi lo sanno, e un grosso diplomatico russo ha recentemente detto: gli americani, noi ci stiamo preparando alla guerra, gli americani stanno preparando la guerra, sono due cose diverse. Quindi vi garantisco che in Russia, dove si chiama cane il cane, gatto il gatto, non si usano, sanno quello che dicono, sanno benissimo che la guerra nucleare è tutto fuorché un'ipotesi remotissima, purtroppo è un'ipotesi sempre più vicina. Perché? Perché l'uscita recente, chiudo rapidissimamente la parentesi, dal trattato INF sulle armi a corto raggio da 500 a 5500 km, gli americani sono usciti, significa che adesso in Polonia, Ucraina, gli americani possono mettere missili che in 2 minuti di volo, 120 secondi, distruggono Mosca. I tempi di reazione russa, se questo succede, sono di 2 minuti, e questo permette il primo colpo. E i russi lo sanno e stanno preparando la risposta, che si chiama in tanti modi, fra cui Status 6, un siluro oceanico al cobalto che inquinerebbe gli Stati Uniti per 2 o 3 secoli, li renderebbe inabitabili. E non è uno scherzo, un siluro che viaggia a 1000 metri di profondità per 10.000 chilometri, una bomba da 1 megaton che esploderebbe sotto la costa americana per inquinare per secoli gli Stati Uniti. Noi non abbiamo certezza, ma potrebbe essere già acceso il sistema automatico Perimeter, chiamato la mano morta, che rende automatica la risposta russa. Se anche Mosca viene distrutta e Putin muore, c'è un grosso cervellone che automaticamente registra le esplosioni nucleari sul suolo russo e fa partire la risposta russa automaticamente. Si chiama Perimeter.
Scusate, non volevo spaventarvi, era solo per darvi qualche spunto di attualità, e qui sono cose interessanti che potremmo benissimo leggere. Le certezze teologiche sull'anticristo. Le certezze teologiche. Ah, saltava una pagina fondamentale, il terzo ritratto dell'anticristo. Seconda lettera a Tessalonicesi, paragrafo, versetto, scusate, 3.11. Seconda lettera, secondo paragrafo, versetto 3.11. Siederà l'anticristo, non lo chiama così ma è lui, egli nel tempio di Dio, spacciandosi per Dio, e allora sarà manifestato quell'iniquo, l'arrivo del quale per operazione di Satana sarà con tutta potenza e con segni e prodigi bugiardi e con tutte le seduzioni dell'iniquità per coloro i quali si perdono, per non aver abbracciato l'amore della verità per essere santi. E perciò manderà Dio ad essi l'operazione dell'errore, affinché credano alla menzogna, onde siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità. Qui è interessante, San Paolo, che appunto purtroppo lascia molto non scritto, perché sa che i Tessalonicesi hanno già saputo dalla sua viva voce chi è l'anticristo e chi è l'ostacolo che lo ferma. San Paolo qui dove mette l'accento? La potenza immensa dell'anticristo. Poi vi dirò come si presenterà questa potenza, perché è interessante. Segni e prodigi, falsi miracoli. Secondo alcuni dottori della Chiesa, il falso miracolo sarà una falsa resurrezione, cioè dovendo essere una scimmia di Cristo, risorgerà dei morti, ci saranno dei morti che torneranno in vita, falsamente, nel senso che sarà un'operazione diabolica, ma non un'operazione vera, non sarà un vero miracolo, sarà un'assistenza speciale di Satana che simulerà che quel corpo ha ripreso vita. E conquisterà il consenso non solo con falsi miracoli, ma con tutte le seduzioni dell'iniquità per coloro i quali si perdono, per non aver abbracciato l'amore della verità. Qui il conflitto è fra le seduzioni dell'anticristo e il cedimento collettivo di tutti, anche di tutti i cristiani, tranne i pochi che hanno abbracciato l'amore della verità. Mi permettete un piccolissimo spunto esegetico? San Paolo, testo rivelato, quindi parola di Dio, dunque non c'è una virgola che sia di troppo. Chi non si perde? Non chi, per esempio, si perde chi conosce la verità, si perde chi ha semplicemente fede in quei tempi terribili, ma non si perde chi ha abbracciato l'amore della verità. Dunque, per non perdermi, questo sembra dire Paolo, per non perdervi non basta che abbiate la fede, dovete abbracciare, cioè essere una sola cosa, l'amore per la verità. Tradotto, si salva e riconoscerà la menzogna dell'anticristo chi sarà nel fervore, cioè non si accontenterà di una fede tiepida, dottrinale, astratta, ma avrà saputo pregare il dogma, come dicono i mistici, contemplare il dogma, piangere contemplando le bellissime verità che la fede la svela e rivela: l'incarnazione, la grotta di Betlemme, Gesù bambino, la vita nascosta, ogni episodio della vita di Maria. Abbracciare l'amore della verità. Questo amore per la verità è come se fosse incessantemente davanti a noi, ma noi non vogliamo abbracciarlo, perché l'uomo ha paura della santità, e invece, ci dice San Paolo, bisogna abbracciare questo amore, cioè lasciare che la fiamma di questo amore per la verità ci conquisti e ci consumi. Insomma, in una parola, o i tempi saranno così difficili, non per la persecuzione, per le seduzioni. Attenzione, l'anticristo erroneamente è stato rappresentato dal 500 poi, ma anche prima, come un mostro, come una bestia, come una persona cornuta, ma non è così. Sarà angelo di luce, sarà dotato di un'eloquenza, dice una mistica, che se non fosse la Madonna, rivela una mistica, un'eloquenza così perfetta che potrei quasi dire simile a quella di mio figlio, simile a quella del Verbo incarnato. Parlerà in modo prodigiosamente seduttivo ed efficace. Sarà persona anche fisicamente probabilmente molto bella, elegante, nobile, distinta, tutto fuorché un mostro che respinge, anzi persona che attira. Attenzione quindi che
ciò a cui la gente si piegherà non sarà la minaccia della persecuzione, quella viene dopo, viene per i pochi che non si piegano. La gente si piegherà all'incredibile bellezza della dottrina che proporrà, delle promesse che farà, di ciò che concederà. Ogni seduzione sarà concessa. Che seduzione? Le seduzioni dell'iniquità. Renderà legittimo il peccato, non chiamerà più peccato ciò che è peccato, benedirà ciò che non va benedetto, tranquillizzerà chi giace in comportamenti viziosi, cancellerà l'idea di peccato o la renderà astratta e vuota, e quindi tutti consolati da questa Chiesa che finalmente non giudica più, aderiranno all'Anticristo, aderiranno all'Anticristo. Tutti si sentiranno a casa loro, curati con estrema dolcezza, non più invitati a lasciare il vizio, a scegliere la santità, il fervore, la vera carità, la castità, la purezza. Ecco perché conquisterà. Perché vi ricordo, l'Anticristo presenterà un falso cristianesimo, una sorta di nuovo Vangelo addomesticato, consolatorio, sentimentale, potentemente settivo. Come tutti gli eretici, come l'agnosi, annuncerà l'età dello Spirito Santo, dove non c'è più la legge, non c'è più la gerarchia, non c'è più il sacerdozio, perché siamo tutti sacerdoti, non c'è più bisogno di sacramenti. Quindi presenterà una chiesa gnostica, pneumatica, puramente spirituale, dove il male non è più chiamato male, il peccato cesserà di essere peccato. Chi potrà resistere a questo, quando una apparente autorità suprema che fa prodigi, miracoli, e che dice parole melate, parole dolcissime, lui stesso ti invita a piegarti a lui, ad accettare questo nuovo Vangelo, e anche le autorità della Chiesa in larga parte apostateranno. Quindi Tessalonicesi, testo fondamentale. Le certezze teologiche sull'Anticristo sono una decina. Le prendo proprio da Lehman, è Lehman che le elenca, le sintetizza. Mentre il testo dell'Apocalisse che vi consiglio è il bellissimo commento all'Apocalisse di Padre Sales, pubblicato recentemente dalla casa editrice FDF, è un testo straordinario, hanno pubblicato tutto il Nuovo Testamento, vi garantisco, se uno ha dei dubbi, qui le note sono talmente belle, precise, basate sui padri della Chiesa, che chiariscono ogni dubbio. Ebbene, prima certezza. Che certezza abbiamo sull'Anticristo? Perché sull'Anticristo abbiamo certezze e cose probabili. Poi abbiamo anche cose dubbie, cose improbabili. Vediamo le certezze. La prima certezza è che l'Anticristo sarà una prova per i buoni, un castigo per gli empi. Sarà la più grande prova e la più crudele persecuzione di ogni tempo. Unita però al massimo potere di seduzione in vista dell'apostasia. Vista, stante l'apostasia. Quindi i buoni saranno perseguitati con una durezza mai prima presente nella storia della Chiesa. Ci sono mistici che hanno visto le persecuzioni dell'Anticristo e dicono: i tormenti subiti dai martiri sotto i grandi imperatori romani non sono nulla rispetto a ciò che subiranno i santi degli ultimi tempi. Nulla. Quindi una persecuzione infinitamente subdola, diabolica, dei pochi che resisteranno. Ma attenzione, voi direte: oddio, allora siamo finiti, siamo perduti. No, perché chi di voi conosce Grignon de Montfort, il trattato della vera devozione a Maria, sa benissimo che c'è una promessa, cioè che l'empio, il demonio, sarà schiacciato col calcagno di Maria. Il calcagno nella simbologia mistica, teologica, sono i santi degli ultimi tempi. Maria sarà presente in modo presente come mai in nessun'altra epoca della storia, Spirito Santo infonderà grazie ai martiri degli ultimi tempi, mai infuse a nessun altro santo. È chiaro che l'uomo da solo non potrebbe resistere, ma non avrebbe resistito nemmeno alla persecuzione di Nerone, ma evidentemente Dio sa benissimo custodire chi gli vuole rimanere fedele. E
Santa Teresa d'Avila, in una sua bellissima visione del paradiso, ha avuto il dono di vedere l'inferno ma anche il paradiso, praticamente rinuncia a descriverlo, dice è qualcosa di talmente bello che da quando ho avuto il dono da Dio di essere portato in questo cielo, al terzo cielo, come San Paolo, i mali della vita, anche i peggiori, mi sembrano nulla, nemmeno degni di essere chiamati mali. Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, diceva l'angeletto a Copertino. E la contemplazione del paradiso probabilmente sarà rivelata a questi santi in modo particolare, perché sarà una persecuzione durissima, ma vinceranno i veramente fedeli grazie all'assistenza specialissima di Maria. Cioè il calcagno di Maria sono i figli degli ultimi tempi e saranno arricchiti di doni mai visti prima nella storia, se questo può consolarci. Sant'Agostino, nel commento libro ventesimo del De Civitate Dei, cioè una serie di passi, se ricordo bene, il ventesimo libro dedicato all'Anticristo, dove dice: perché sarà la peggior persecuzione? Perché la prima è stata con le fiere, le sferze, gli animali feroci, il fuoco, la croce. La seconda sono le eresie, persecuzione spirituale. L'ultima unirà la persecuzione fisica alla seduzione, cioè colpirà l'animo insieme al corpo e sarà la peggiore. L'ultimo excursus per darvi uno spunto, diciamo, di teologia mistica: non dimentichiamo che la Chiesa, corpo mistico di Cristo, per dirlo col Cardinal Bousset, Cristo continuato nello spazio e nel tempo, la Chiesa non è altro che Cristo prolungato nella storia, è il corpo di Cristo, ricalca misticamente la vita di Cristo. Ora Cristo a Betlemme è perseguitato, ci sono i santi innocenti, deve fuggire in Egitto, nasce nel dolore, nel freddo, in una stalla, gli uomini lo respingono, è già persecuzione. Sul piano mistico sono i martiri dei primi secoli sotto gli imperatori romani, ma poi ha la passione, muore in croce, ben più grande dolore di quello di Betlemme, sono i martiri dei tempi dell'Anticristo. Quindi c'è una scala crescente e la Chiesa deve ripetere la vita di Cristo misticamente, per cui i tempi ultimi sono l'analogo della passione di Cristo. Seconda certezza: l'Anticristo sarà un uomo, un individuo finito, concreto, nato da donna. Donna, dicono i padri della Chiesa, incredibilmente corrotta e viziosa, una donna particolarmente viziosa. Poi ci sono molte leggende che però non sono certezze, sono mille cose dette di questa nascita. Per esempio, un segno dell'Anticristo secondo un'antica tradizione nascerà dotato già di denti, un bambino neonato con tutti i denti completi è ritenuto, ma non è certo, è un'antica opinione, questo segno, un bambino che nasce con tutti i denti sarebbe l'Anticristo. La madre sarebbe una prostituta, il padre un vescovo cattolico apostata ed eretico. Quindi sono tante, ma queste cose non sono certezze. La certezza è che sarà un uomo e che sarà molto corrotta la madre, molto viziosa. Terza certezza: non sarà Satana incarnato, ma un semplice uomo, ispirato e consigliato da Satana come mai prima nessun peccatore e nessun uomo. Quindi ispirato, anche aiutato, perché Satana gli svelerà i luoghi in cui sono custoditi tesori, anche antichissimi, e gli darà una ricchezza spropositata proprio sostenendolo in modo particolare. Quarta certezza: sedurrà per le sue grandi qualità umane, personali, oratorie, di guarigione, di cultura, di capacità, di bellezza fisica. Sarà una persona straordinaria. A prima vista tutti diranno: è un uomo veramente straordinario. Benson nel Padrone del Mondo e Soloviev nel racconto dell'Anticristo, breve racconto dell'Anticristo, guarda caso, ci presentano l'Anticristo come una figura straordinaria, incantevole, bellissima, che parla in un modo straordinario e risolve tutti i problemi del mondo. Per Soloviev si presenterà con grandi progetti di riforma del mondo, di risoluzione di tutti i problemi di ogni tipo, un grande portatore di pace. Viene in mente qualcuno che ha vinto il premio Nobel prima ancora di iniziare a governare il suo paese. Il giorno dopo che era stato eletto aveva già il premio Nobel per la pace. Poi ha fatto la guerra dappertutto, però ha vinto il premio Nobel per la pace. Scusate la battuta. Quinta certezza: inizi umili, perché è presentato dall'Apocalisse come un corno crescente. Corno nel linguaggio biblico significa potenza.
che era un simbolo del potere regale babilonese. Le tiare babilonesi hanno delle corna di toro intorno, simbolo di potere monarchico, quindi il corno nel linguaggio apocalittico significa il potere. Questo corno è piccolo all'inizio, ma poi cresce. Inizi trascurati, la sua potenza all'inizio sarà insignificante, ma poi crescerà irresistibilmente. Sesta certezza, l'impero dell'anticristo sarà universale. Cattolicità dell'anticristianesimo. La chiesa dell'anticristo è signa ecclesie cattoliche. Come la chiesa è cattolica, così la massoneria ha sempre sognato la Respubblica Universalis, la massoneria ha sempre sognato un'unica Repubblica Mondiale, e così l'anticristo instaurerà una specie di pseudo regno e chiesa universale. Internet, Big Data, IGAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple, i software dei servizi segreti americani, Prism, sono usciti studi su Prism e sul modo in cui questo software controlla tutte le telefonate, i cellulari, i computer, le mail a livello mondiale. Se uno studia queste cose, la digitalità, la rete, sicuramente è già una specie di regno mondiale. Facebook ha 2 miliardi di utenti e Zuckerberg, il prestanome, sapete che è un'operazione dei servizi americani, poi chiaramente mettono un 25enne a dire che ha creato la cosa, ma in definitiva sono operazioni di servizi, è stato, i grandi ditte di informatica sono state tutte finanziate dalla banca americana, che gli esperti sanno che è la banca informale che usa la CIA per far partire società che le interessano. Quindi di fatto sono operazioni dei servizi, toglietevi dalla testa che sono cose così, start-up fatte in garage che poi hanno 2 miliardi di utenti per caso, non scherziamo. Detto questo, spero di non deludervi, Facebook ha 2 miliardi di utenti. Non ho il tempo di descrivere gli esperimenti psichiatrici di manipolazione degli utenti attraverso modificazioni semantiche studiate scientificamente. Sarebbe tema di un'altra conferenza. Ma vi dico solo questo, che il suo fondatore è arrivato a dire: noi siamo in un certo senso uno Stato. Siamo uno Stato. Io ho più controllo sui miei utenti di quelli che ha un capo di Stato sul suo popolo. Quindi, occhio, la rete e quello che sta accadendo in rete è in effetti una forma di mondialismo di potere unificato mondiale. ONU, Unione Europea, le ONG sono enti mondialisti. L'OMS, che va a ficcare il naso nelle cose mediche di tutto il mondo, decreta emergenze, stati di necessità che si inventa a piacimento, prosciugamento di tutte le sovranità inferiori. Lo vedete come? Il potere, chi ce l'ha più? Forse che un capo di Stato, un ministro oggi ha potere, ma come osa compiere il più piccolo gesto di potere impallinato da 40.000 associazioni mondiali pronte a gridare allo scandalo? Chi ha più potere? Forse che la Merkel ha potere, state scherzando? Ci vogliamo prendere in giro? Non si sa più, ma non si sa più davvero, si sta prosciugando e sta collocandosi in aree che non c'entrano più niente con la politica, in un modo così violento che veramente viene da pensare che forse questo governo sta già impiantandosi. È uscito uno studio recente, molto interessante, sul pool segreto di Facebook che supporta gli stati nel vincere le elezioni. C'è una donna molto esperta che gestisce un pool che pilota le elezioni e hanno fatto vincere Modi in India con un progetto scientifico. Volete uno spunto? Obama, la prima campagna è stata gestita insieme a Google e Facebook e hanno processato i dati di tutti gli americani inviando 1.200.000.000 di mail ai votanti indecisi. Li hanno identificati con degli algoritmi e poi questi si sono beccati 1.200.000.000 di lettere calibrate sull'indecisione che emergeva dal controllo della rete. E io posso parlare di elezioni libere, di democrazia? Le elezioni andrebbero date a 5.000 persone scelte di cultura superiore attrezzata alla guerra contro sovversiva. Facciamo votare quelle 5.000 persone. Vediamo se i poteri forti riescono a manipolare 5.000 persone come dico io. C'è tutta una nuova politica da ripensare, se no la sovranità noi ce la possiamo dimenticare. E va ricostruita dal basso, diffondendo consapevolezza, cultura vera, scuole che formano veramente. Scusate la parentesi, è una deviazione, ma penso opportuna. Ripensiamo la politica alla radice.
Settima certezza. Posso procedere? Sì. Manca poco. Guerra spietata contro i cristiani. L'abbiamo già capito. Concesso alla bestia di fare guerra e di vincere. Vi do degli esempi di norme che saranno fatte, perché possiamo averle. Perché sono calzati sulle norme di Antioco Epifani. Divieto di ogni culto pubblico, divieto di pronunciare il nome di Dio o di fare il segno della croce, oppressione di chiunque voglia rimanere cristiano, divieto di insegnamento cristiano, catechismo, insegnamento, chiusura di scuole e chiese, divieto di predicazione, distruzione scientifica di tutti i libri sacri, messali, testi biblici, insegnamento universale e obbligatorio dell'errore e del vizio, in scuole costruite contro Dio, è un altro segno anticristico, manipolazione dei bambini, l'aveva già fatto Antioco Epifane, diffondendo una pseudo testi di corruzione sessuale, pensate, dei costumi, perché è convinto davvero anticristo che l'impurità avrebbe allontanato i bambini giudei dal culto a Dio, cosa verissima, voi sapete che nessun peccato, come il peccato di impurità, la violazione del sesto comandamento, allontana dalla fede e spegne la carità, nessuno, ci sono peccati più gravi, ma il peccato che spegne la devozione a Dio, un sincero rapporto con Dio, è essenzialmente il peccato di impurità. Antioco Epifane programma di corrompere con libri appositi i bambini giudei per strapparli a Dio, e oggi il crescente parlare di educazione sessuale a scuola si può benissimo leggere come un'operazione che ha un sapore quantomeno sospetto, soprattutto se l'educazione sessuale poi distorta in senso gender cratico, omosessualista o cose di questo tipo. Bene, penultima certezza, ottava certezza: si spaccerà per Dio e chiederà di essere adorato, combatterà e si radicherà tutte le religioni e di fatto con ciò giungiamo all'ultima certezza: l'anticristo dopo 3 anni e mezzo di tirannia assoluta sarà distrutto, il regno, questo è certo, durerà 3 anni e mezzo, quindi se volete prepararvi dovete resistere 3 anni e mezzo, sappiatelo, che a sapere quando inizia, 3 anni e mezzo. Sarà un potere immenso quanto fragile, perché Cristo stesso lo distruggerà col soffio della sua bocca, lo cancellerà. Bene, chi lo trattiene? Chi lo trattiene? Perché San Paolo, sempre Tessalonicesi, seconda lettera ai Tessalonicesi, secondo paragrafo, versetti 6-7, ci parla di un misterioso catecolo, forza che trattiene, colui che trattiene. E dice colui che trattiene, trattenga. L'anticristo, fratelli, parlo ai Tessalonicesi, sapete che deve venire, ma prima deve essere tolto di mezzo colui che lo trattiene, il catecolo, che poi è presentato prima con un aggettivo, con un termine neutro che indica una cosa, poi con un pronome che indica una persona, quindi c'è anche un problema grammaticale, ma adesso sono dettagli. In definitiva c'è una forza, ma in realtà anche una persona che trattiene l'anticristo. Gli anticristi che da sempre pullulano contro la Chiesa è sempre stata combattuta, sempre, qualunque epoca, qualunque anno, qualunque secolo, chi conosce bene la storia della Chiesa sa che la Chiesa è la storia della persecuzione della Chiesa, di ogni tipo, non solo fisica, non solo violenta, con leggi, eresie, dottrine errate, errori, cattive pubblicazioni, cattiva stampa, tutto. Bene, ma l'anticristo non può scendere nel mondo fino a che non è tolto un obex, un ostacolo. E questo ostacolo cos'è? All'inizio si pensava all'impero romano, che con il gladio e la potenza della sua giustizia, lo ius, mantiene l'ordine sociale, politico, impedisce l'anarchia, la guerra civile, il vizio, qualche modo. Ma poi cade, 410, sacco di Alarico, voi sapete che è un dramma universale per i cristiani, tanto che Sant'Agostino scrive De Civitate Dei per consolare i cristiani che dopo la distruzione di Roma si aspettano la fine del mondo, e Sant'Agostino spiega che non è così e fa questo testo straordinario dove mostra che è sbagliato dolersi troppo della caduta di Roma. Ma
L'ostacolo cos'è? Leggo San Paolo: voi sapete chi sia quello che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Chi ora lo trattiene, lo trattenga fino a che sia tolto di mezzo. C'è qualcosa che impedisce all'anticristo di instaurarsi nel mondo. Questo qualcosa, in definitiva, San Tommaso ci dà la lettura più equilibrata. San Tommaso dice nella Summa Theologiae, dice: l'anticristo è trattenuto da che cosa? Dalla sottomissione dei popoli e delle nazioni alla Chiesa Cattolica. Fino a che i popoli sono sottomessi alla Chiesa Cattolica, l'anticristo non può venire. Quindi in Francia andiamo bene, il popolo è sottomesso alla Chiesa Cattolica. È una battuta per dire che allora, aia, io di popoli molto sottomessi non ne vedo tanti. Vedo di più la Chiesa Cattolica sottomessa ai popoli che non il contrario. L'anticristo non può comparire fino a che dura la sottomissione spirituale al Vangelo, al cristianesimo e alla Chiesa. Una vera, intima, convinta sottomissione a Cristo, alla sua Chiesa, alla dottrina cristiana. Ma c'è un ruolo decisivo del Papa come custode ferreo del depositum fidei. Fino a che il Papa fa il Papa, difende vigorosamente, coraggiosamente, a costo di essere crocifisso dal mondo e dai giornali del mondo, la dottrina di sempre della Chiesa, il depositum fidei, allora l'anticristo non può venire. Ma ha rimosso l'ostacolo o con un Papa che non difende più la fede e addirittura l'adultera, o ovviamente con atti di, non di insegnamento, ma con atti personali erronei. E tolto quindi, perché c'è un nesso, se il pastore è percosso e non difende più il depositum fidei, i popoli perdono la fede. È chiaro che una nazione non può rimanere cattolica se il suo vertice stesso religioso gli chiede di non essere più cattolica, no? E in Spagna, dopo il Concilio Vaticano II, quando Paolo VI mandò i diplomatici romani, cattolici, cardinali, a chiedere a Franco di, anzi non c'era, già Franco non c'era più, a chiedere al governo spagnolo di cancellare il concordato che era stato fatto fra Franco e la Chiesa, siccome era il miglior concordato della storia della Chiesa, un concordato perfetto, il governo spagnolo dice: ma come? Ci chiedete di cambiare il concordato, di peggiorare le vostre condizioni? Voi ci chiedete di dare il diritto anche ai pastori protestanti di andare nelle caserme, nei carceri, anche ai rabbini ebrei? Ma come? Difendavamo la fede cattolica e Roma ci chiede di peggiorare il concordato. Si è mai visto nella storia fra due potenze una che va a dire all'altra: guarda, voglio peggiorare le condizioni per me e migliorare quelle per gli eretici? Si è mai visto? No, l'ha fatto con tutti gli stati cattolici, con tutti gli stati cattolici, incluso lo Stato italiano, dove nell'84 con Craxi il Vaticano, sapete che è il Vaticano che l'ha chiesto, ha chiesto al governo italiano di peggiorare il proprio concordato. Vi do un esempio che pochi sanno, guardate, una cosa veramente che fa venire i capelli grigi. Roma prima, per concordato, era chiamata città santa, non potevano esserci cinema pornografici perché era protetta da una legge speciale che tutelava il clero romano e la Chiesa. Dopo il nuovo concordato è diventata una fogna, perché ci puoi fare il gay pride, ci puoi fare quello che vuoi, perché? Perché la Chiesa ha chiesto di perdere i diritti. Posso lasciare a voi commentare un atto così? Voi avete mai incontrato qualcuno che viene a dirvi: guarda, vorrei peggiorare le mie condizioni, vorrei danneggiarmi, mi puoi danneggiare con un nuovo concordato? E non vi dico tutto, vi dico le cose più grosse. Beh, questo è un segno non bello. Allora, scusate la passione, ma è una passione storica, non ho una passione di parte, puramente storica. L'abominio della desolazione, per Apocalisse, accompagna l'età anticristica. Ora, cos'è l'abominio della desolazione? È uno dei più interessanti luoghi esegetici. Perché? Perché la lettura più banale che è stata data è quella più intuitiva, più immediata. L'abominio della desolazione è una particolare profanazione dell'altare cattolico con qualche mostruoso idolo pagano anticristico messo nel tabernacolo, sopra l'altare. Cioè, i cristiani hanno sempre pensato che l'abominio della desolazione nel luogo santo, perché l'espressione completa è questa, sia qualcosa di questo tipo. E perché l'ha pensato? Perché sotto Antioco Epifane il Sancta Sanctorum, dietro il velo del Tempio, sapete, questo velo immenso di tela, ma spesso 10 centimetri, un velo pesantissimo che viene squarciato al momento della morte di Cristo,
Antioco Epifane, a metà del secondo secolo avanti Cristo, penetra nel tempio, ruba tutti gli oggetti sacri per il sacrificio, sospende il sacrificio che veniva compiuto una volta all'anno dal sommo sacerdote e pone un idolo diabolico, satanico, al posto nel Santa Sanctorum, come se oggi l'anticristo mettesse in un tabernacolo di San Pietro un manufatto satanista. Eppure non è questo l'abominio della desolazione. Attenzione, questo potrebbe anche accadere, ma non è lui l'abominio della desolazione. Un bravissimo sacerdote, Don Tranquillo, spiegava che in San Girolamo e nei padri l'abominio della desolazione è il dogma cattolico svuotato della sua verità più profonda, lasciato come crosta esteriore superficiale e riempito di un contenuto ereticale e falso. Questo è l'abominio. L'abominio è il depositum fidei lasciato come artefatto, come parole. Le parole sono sempre quelle, ma il contenuto, carità, salvezza, fratellanza, Cristo, ma dentro queste parole c'è una sostanza che è il rovesciamento ereticale del vero dogma cattolico. Secondo i padri, questo è il supremo atto anticristico, cioè la falsificazione della dottrina cattolica. Ho praticamente quasi concluso e lo faccio e anche qui me lo consentite, vigilare, perché il modernismo cos'è? Modernismo è questo, la parola è carità, se scavo scopro un contenuto che è l'opposto della carità, la parola è giustizia, il contenuto è l'opposto, la parola è trinità, se scavo è dissolta hegelianamente in un processo immanentistico, storico, eccetera. L'ultima cosa interessante, i segni anticristici più spiccioli, più concreti. De seconda lettera a Timoteo, terzo paragrafo, versetti 1-5. Devi anche sapere che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri carnali più che a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore. Guardati bene da costoro. Ora, io chiaramente sono l'ultimo che può dire qualcosa, ma ditemi un po', io lavoro con i giovani. In qualche modo c'è tanta sofferenza, c'è tanta bontà vera, anche sia chiaro, attenzione a non vedere mai il male come prevalente sul bene, perché il bene prevale sempre sul male, sempre prevarrà sul male anche nei tempi ultimi. Stiamo attenti al nichilismo gnostico, attenzione, però questi segni, questa sono in qualche modo, incominciano un po' ad aleggiare, l'etichetta, il garbo, l'affabilità, la gentilezza con tutti, i potenti che rispettano gli umili, sono cose che si vedono sempre meno. Stiamo entrando nel regno della pura forza, nel regno dell'amico nemico schmittiano spinto fino allo scontro assoluto di tutti con tutti. Stiamo entrando in un'età di anarchia terribile e questa anarchia ci ricorda un antico terribile motto massonico, ordo al caos, cioè l'ordine dal caos, il caos come via alla rivoluzione, la sovranità scomparsa, l'autorità che non c'è più, nessuno più ha potere, nessuna potestas regendi. Perché? Perché da questa assenza di autorità, con questa assenza di autorità, instauro il regno anticristico dei cattivi che opprimono i buoni, dei pochi cattivi che opprimono sfrontatamente i buoni. Questo è il segno di ogni tirannia, è il segno di ogni totalitarismo, i cattivi, i viziosi che opprimono i buoni. E i segni quindi sono essenzialmente, il più importante, il bene chiamato male, il male chiamato bene, bene e male che si rovesciano. La filantropia umanitaria, orizzontale, senza escatologia, senza vita eterna,
l'immanentismo, tutto si risolve sulla terra, nel tempo e nello spazio, in questa vita. La lotta, l'ho già detto, per impedire la pena di morte o sradicarla dal mondo, il peggiore fra i segni anticristici. L'eutanasia, di cui parla Benson, come atto di carità verso per evitare l'agonia, quel dolore inutile prima di morire. Io non ho ancora incontrato un anziano, anche cattolico, che non sia già profondamente sedotto dall'idea di giovarsi dell'eutanasia. Perché oggi l'uomo di chiesa non ha più parole per spiegare il senso del dolore, e nessun dolore ha più senso del dolore dell'agonia. Dolore decisivo per la conversione, per ricevere bene l'estremunzione, per far bene la confessione finale in articulo mortis. Anzi, se parli di estremunzione, anche il cattolico inorridisce. Come? No! Che i medici diano ancora vita a questo vecchio. Sentivo dei medici parlare in ospedale e pieni di scoraggiamento dicevano: ma non vuole più morire nessuno, neanche i novantenni. Guarda un po'. L'ecologismo, il sincretismo religioso, le religioni che si unificano in un orrendo miasma, pestifero e sulfureo miasma interreligioso, dove tutti sembrano buoni, amici, fratelli, vanno d'accordo e si guarda ciò che ci mette d'accordo, non ciò che ci divide. Peccato che la Chiesa abbia sempre fatto esattamente l'opposto, ha sempre guardato solo ciò che differenziava l'ortodossia dall'eresia, mai guardato ciò che unifica. Perché una volta che ho capito che anche Lutero parla di battesimo, cosa ho concluso? Visto che poi ci sono decine di eresie nel luteranesimo, a cosa mi serve dire che vagamente forse condividiamo il Vangelo, che non è vero perché ha tolto la lettera di Giacomo, perché parlava di opere e allora ha detto non è autentica. Quindi questo sincretismo religioso ripugnante, nauseabondo, a me fa venire veramente la nausea, scusate, esprimo un parere personale, non è altro che il sincretismo che accompagnerà i tempi ultimi. Io mi fermo perché vi ho tediato fin troppo, grazie per la pazienza. Tre dialoghi e il breve racconto dell'anticristo di Soloviev, casa editrice Marietti, però c'è anche altrove, è una bella antologia, Antonello Poddighe, l'anticristo, scritti antichi e moderni, profezie, casa editrice Fede e Cultura, è una bella sintesi dei passi anticristici. Un ultimo testo, Per una teologia della storia, di padre Calmel, un testo veramente straordinario. Nella prima Timoteo dimenticavo una cosa importante: ai tempi dell'anticristo sarà vietato il matrimonio, ma non basta, attenti bene, San Paolo che parla, imporranno di astenersi da alcuni cibi che Dio ha creato per essere mangiati. E voi non vedete il sinistro respiro del veganesimo anticristico dietro questo divieto di cui parla San Paolo? Ma guarda un po', vietano il matrimonio e vietano certi cibi. E oggi io cos'ho? Ho i giovani che non si sposano e che al supermercato compra le porzioni da single vegane, perché in tutti i supermercati sta comparendo i reparti vegetariani. Però non è un bel segno. Poi vedo coppie senza figli ma col cagnolino animalistico hitleriano, cagnolino nazista. Dopo la nascita dell'anticristo, San Gregorio Magno, la maggior parte dell'umanità sarà in una condizione tale da corrompere la parola, cioè il Vangelo. Le pecore diventeranno atee e cadranno nell'eresia. Le chiese saranno vuote e in rovina. I sacerdoti avranno poco zelo per le anime. Le persone pie saranno poche. Ma, e ho davvero concluso, perché è Sant'Ippolito, è troppo bello per non leggervelo, vi chiedo quindi di pazientare. Tutti ai tempi dell'anticristo, padre della Chiesa che parla, andranno appresso alle proprie voglie, i figli metteranno le mani addosso ai genitori. Vi posso dire in confidenza che come insegnanti mi sono giunte molte notizie, tante in questi ultimi anni, di figli dodicenni, tredicenni che picchiano i genitori fisicamente. I figli metteranno le mani addosso ai genitori, il marito porterà la propria moglie in giudizio come se fosse una criminale, i padroni tiranneggeranno senza pietà i loro servi.
I servi diventeranno indisciplinati verso i propri padroni. Nessuno avrà rispetto per i capelli grigi degli anziani. Nessuno avrà rispetto della bellezza dei giovani. I templi di Dio saranno come case, ci sarà dappertutto distruzione delle chiese. Le scritture saranno disprezzate, si canteranno ovunque le canzoni dell'avversario, canzoni sataniche. Conoscete il tema del rock satanico, ma io vi dico di più, c'è un sito americano che vi consiglio di frequentare, The Vigilant Citizen, il cittadino vigilante, che sta mostrando con un lavoro analitico straordinario l'incredibile dilagare in tutti i leader rock di simbologia satanica. Si parla proprio di iniziazione al satanismo ormai formale e esplicita attraverso il rock. Stanno perfezionando le tecniche sabido di manipolazione delle masse attraverso la musica. Le fornicazioni, gli adulteri, gli spergiuri riempiranno la terra e dopo questi arriveranno stregonerie, incantesimi, divinazioni. Fra coloro che si professano cristiani sorgeranno falsi profeti, falsi apostoli, impostori, seminatori di discordie, malfattori, mentitori, adulteri, fornicatori, briganti, avidi, spergiuri, mendaci. I monaci brameranno le cose del mondo. I ricchi diventeranno duri di cuore, i governanti non aiuteranno i poveri, il potente ripudierà ogni compassione, i giudici toglieranno giustizia al giusto e accecati dalla corruzione e metteranno verdetti iniqui. Grazie di nuovo, scusate. Ringrazio molto molto io il professor D'Amico, che ringrazio per cose che hanno fatto abbastanza all'inizio, che ci ha così preso per mano su questo excursus verso altezze teologiche, che ci hanno permesso anche di avere alcune chiavi per la lettura della storia di quello che sta succedendo. Forse era questo proprio lo scopo, per capire il presente. Tanti commenti non ci sono da fare, ammetto che ho avuto qualche brividuccio ogni tanto. Se qualche domanda, aspetta, non ho i commenti io da fare, non sto concludendo. Dicevo che ho avuto qualche brivido. L'unica cosa che mi permette di dire è che, come dire, mi riscaldo un pochino, adesso qui mi permetterà, mi lascerà dire, l'amico professore, con la tenerezza e il caldo che mi fa ogni tanto vedere qualche cucciolotto di un micio o di cane. Non riesco ancora a vedere un'immagine hitleriana in queste cose qui, però Polanski hai ragione tu, un micino, un cagnolino piccolo, l'uso. C'è un modo cristiano di raccontarci, certo, i canali, certo. E un modo anticristiano. Detto ciò, abbiamo ancora un po' di tempo. Francesco, certo, sì, ma non era la vera controdeduzione, era semplicemente per esprimere una cosa che ho io. Abbiamo ancora un pochino di tempo, se c'è qualcuno che ha un domande, se non, sì, mi pare che c'è. Vabbè, se gentilmente si alzate in piedi per far sentire meglio, oppure se parlate con voce tonante. Io volevo fare la domanda sul veganismo, perché vedo tanta gente vegana che è veramente esaltata e aggressiva, però ne vedo anche molti che invece hanno compreso l'amore, cioè non hanno proprio più necessità del cibo animale perché sono andati oltre. Allora non capisco cosa ci sia di male, dal momento che lo stesso, che oggi essere vegano è più una scelta verso, cioè contro la macellazione negli allevamenti, cioè, intensivi, e questo, cioè, più che altro. Diciamo, chiarisci la domanda, la ringrazio. Sentiamone qualcun altro, sì, poi sentiamo due o tre. Beh, volevo dire, io vedo tanto il cibo contro Dio, per esempio quando dicono che il pane fa male, i frutti del grano fa male, oppure non so, il sole fa male. Interessante, questa è una bella, interessante osservazione. Oppure per esempio tutti i negozi compro oro, oppure la moria delle api, che spesso è sempre un altro. Oppure là? La moria delle api, che l'api è sempre un altro. D'accordo.
passa nei libri, chi vuole prendere. Buona, interessante domanda, sì. La signora fa una domanda. Sì. Signora? No, scrive i titoli dei libri. Scrive i titoli dei libri, voleva. Beh, posso rispondere a queste osservazioni? C'era un'altra, la signora. La signora. E poi anche il giovane là. Buonasera, grazie. Buonasera. Ah sì, ecco. Ah, buonasera. Allora, io ho quattro domande. Ne sono anche messe due da Dario, ne sono scritte. L'anticristo, mi chiedo, sarà quindi origine ebraica? Non è una certezza. Rispondo subito, se no poi me lo dimentico. Una tradizione dice che sarà un ebreo della tribù di Dan, e l'idea che è della tribù di Dan è sia legato alla storia di Dan, ma soprattutto al fatto che la tribù di Dan è l'unica non nominata fra le tribù che costituiscono i 144.000 eletti di Apocalisse. Quindi il fatto che Apocalisse escluda la tribù di Dan dai salvati ha fatto pensare che forse l'anticristo viene da Dan, però non è una certezza, né che sia un ebreo né che venga da Dan. Non lo sappiamo, non si può saperlo, è impossibile definire. Può essere forse vagamente probabile, ma non è una certezza. Senta, una cosa. La seconda domanda? Allora, poi mi chiedevo, siccome ho sentito parlare anche del rapimento della Chiesa. Del? Rapimento della Chiesa, volevo sapere. No, rapimento in che senso? Praticamente durante, prima anzi della venuta della Chiesa, ci sarà un rapimento, un riconoscimento, diciamo, dei cristiani, e quindi l'intervento di Dio per salvare la Chiesa. Questo appartiene al cattolicesimo o al protestantesimo? Che differenza c'è? Bisogna stare molto attenti, perché il pentecostalismo e diciamo il protestantesimo in generale, non avendo la tradizione, non avendo i dottori della Chiesa, la scolastica, a volte, con molta magari anche zelo, sincerità, loro sono scritturalistici, non hanno solo la scrittura, tramite. E quindi nel mondo protestante c'è molta sensibilità al tema dell'anticristo. Per esempio, ci sono molti film fatti in ambiente pentecostale protestante sull'anticristo. Ci sono film anche piuttosto validi, piuttosto precisi, piuttosto puntuali. Però bisogna stare molto attenti a queste cose, perché se per questo esistono mille strane dottrine, la parusia intermedia è un'assoluta assurdità, eppure diffusa a volte anche in certi ambienti cattolici. Io mi limiterei alle certezze assolute, che sono quelle che abbiamo visto prima. Questi temi non sono, a me non risultano, dall'Apocalisse non risultano, e dalla teologia non risultano. La parusia intermedia non c'è, Cristo è venuto una volta e verrà una sola seconda volta per il giudizio, e quindi non so cosa risponderti, direi di no, quantomeno che non è una certezza, è un'opinione. Opinioni teologiche se ne possono avere, sia chiaro. Per esempio, non faccio nomi, ma c'è tutta una corrente, anche in Italia, di bravissimi cattolici, cioè cattolici molto onesti, convinti, ferventi, sia chiaro, non dico niente sulla persona, sulle persone, che sono convinti che questi tempi, molto legati a Fatima, perché attenzione, non dimentichiamo le rivelazioni mariane private, anche Fatima è una rivelazione privata. Prima c'è la Saletta, a metà 800, e alla Saletta la Madonna dice a Melania: Roma diventerà la sede dell'Anticristo. È una rivelazione privata che la Chiesa secreta e ordina che non sia diffusa, pur sapendo che è vera, perché per timore che i piccoli nella fede possano essere scandalizzati da una frase così. E in effetti è discusso in teologia se la sede dell'Anticristo sarà Roma o Gerusalemme. Sono due scuole di pensiero, c'è chi dice Gerusalemme, c'è chi dice Roma, con ragioni probanti ma non risolutive. Quindi ci sono cose che non sappiamo e che non sono dette nella scrittura, su cui esistono opinioni teologiche, ma sono appunto opinioni, cioè di dottori privati che, ecco, questa scuola legata molto a Fatima dà molto peso alla famosa frase: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E quindi cosa fa? Valorizzando molto la parola trionfo, legge i tempi presenti non come tempi anticristici, li legge come tempi di crisi estrema.
sta per arrivare un gravissimo castigo, ma dopo il castigo c'è il trionfo di Maria e c'è un millennio di straordinaria diffusione del cristianesimo superiore a qualunque diffusione precedente, incluso il Medioevo. Alla fine di questo millennio arriva l'apostasia, l'anticristo e il giudizio. Ma è una scuola che io trovo legittima, uno può avere tutte le opinioni che vuole, perché loro dicono: se non c'è questo trionfo, questo millennio mariano, viene meno la promessa fatta a Fatima. Solo che, a parte che Fatima è rivelazione privata, il problema è come interpretano la parola trionfo. E loro hanno bisogno, pensano a un trionfo sociale, a un trionfo proprio anche storico, un trionfo inteso come nuovo medioevo ancora migliore, quindi un'epoca di nuove cattedrali, di straordinarie conversioni dei popoli, dopo un castigo così duro, ipotizziamo guerra nucleare, che effettivamente la gente rimette un po' la testa a posto. Io non sono per questa corrente e la trovo anche discretamente pericolosa. E sa perché dico che è pericolosa? Perché sa che atteggiamento assume la persona, ripeto, per rispetto non faccio il nome di queste scuole, sa che atteggiamento assume? Di fronte ai segni, un atteggiamento quasi compiaciuto, come dire: ecco, bene, avanza la crisi, così poi arriva il millennio di Maria. Indebolisce la resistenza, in un certo senso. Io penso che non ci sono più ragioni contro questa ipotesi che a favore. Sul piano pratico cambia poco, perché che sia un grande castigo, che sia l'avvento dell'anticristo, sarebbero entrambe due cose estreme, e quindi alla fine sul piano pratico c'è poco da riprendere. Però sul piano spirituale può produrre delle variazioni. Lo trovo pericoloso esagerare l'idea che deve esserci un millennio. C'è il rischio del terzo regno, del gioachimismo, no? Gioachino la Fiore, regno della chiesa spirituale. Io quando sento parlare di millennio tremo sempre, perché Sant'Agostino è formale: il regno non sarà su questa terra, mai. Il regno è escatologico, è fuori dalla storia, è dopo il tempo. Dunque, attendere troppo un millennio perfetto qui è pericoloso, perché non può esserci. Il peccato originale ci sarà anche sempre, fino all'ultimo istante della storia. E produce disordine, entropia, vizio, male. Quindi è un po' gioachimita come visione. C'erano altre domande? Le altre domande velocemente? Sì, anche quel giovane là, prego. Fate già risposta. Prego. Sì, dopo andiamo. Buonasera. L'apparizione di Anguera. Perché sono apparizioni molto chiacchierate. Nulla, perché non le conosco. Mi perdono l'ignoranza. In effetti non le conosco. Sono recenti? Sì, sono recenti. Anguera? Sì, in pratica. In che paese? In Brasile, è un recente italiano. Vengono date delle, viene circostanziata la figura dell'anticristo, cioè una persona che viene dall'emisfero sud, acquisirà potere satanico un giorno particolare, che non significa che questo potere lo renderà riconoscibile in quel giorno, no? Che è il giorno in cui un santo è venuto a cavallo, a San Paolo, ma non San Norberto. Interessante, però proprio non sapevo nulla. La cosa più caratteristica è che questo anticristo avrà inseguito persone che diffonderanno nel mondo la teoria secondo cui nell'Eucaristia non è presente il corpo e il sangue di Cristo, ma è un simbolo. Se ti va dietro a quello che è da quel lì che dico, però certo, interessante per dire che questo cambiamento della Chiesa che stiamo vivendo si inserisce molto bene. Interessante, vi informerò, mi dispiace non poterla aiutare, non so nulla. Ho visto una mano alzata qua a sinistra. Poi hanno sospeso i vegani e la signora. Adesso poi i vegani hanno una risposta globale. Prego, signora. Allora, volevo solo sapere. Si può alzare i piedi, per favore. L'elenco delle categorie anticristiche non ha messo, non ha citato. Il fanatismo religioso, tutto di massa musulmana, ma mi riferisco ad Asia B. La pratica omosessuale dei stessi sacerdoti, consumata, no, dagli stessi sacerdoti, e il femminicidio, tanto per completare il quadro. Queste tre cose così, perché
Io dopo l'ho acceso. Hai sentito? Cioè, c'è tre cose che sono l'orrore dei nostri tempi, non sono state citate. Beh, dunque, ho capito, penso di aver capito la domanda. Perché se... vedo molto, siete molto contrari all'omosessualità. Però io vedo che poi alla fine gli omosessuali sono gli stessi sacerdoti, quindi tutta sta sacralità. Diciamo, alcuni probabilmente lo sono, alcuni sacerdoti. Tutta sta sacralità della Chiesa viene infangata. È stata tra l'altro anche sottesa, nascosta, tenuta coperta, no? Per dei tempi. Beh, guardi, sì, penso di aver capito il senso delle sue domande, grazie. Sono interessanti, ci permettono, se mi consente sempre la signora il ritardo nella risposta, rispondo prima a lei perché sennò poi mi dimentico le tre domande. Parlo dell'ultimo concetto, non se la prenda. Il femminicidio non ho nominato perché non esiste. A me ha funzionato. Cioè, semplicissimo. Femminicidio, le parlo con franchezza e con amicizia. Sono nelle Marche 466 casi. Il femminicidio però non esiste, nel senso che è un non concetto. È molto grave parlare di femminicidio, perché è come distinguere ontologicamente l'uomo dalla donna, come se fossero due enti con un'essenza diversa. Per cui omicidio significa uccisione non di un maschio, ma di un essere umano. Ora, a me risulta la donna sia un essere umano. Se io uccido una donna, uccido un essere umano, non uccido una femmina. Perché femminicidio vuol dire uccisione di femmina. Femmina è un degrado, una degradazione della figura della donna, perché la donna non è solo una femmina, la donna è un essere umano. Quindi lei deve difendersi, lo dico con amicizia, da un uso linguistico terribile, perché degrada la donna riducendola a femmina, una cosa molto triste, se la riduco a quello, e poi isola, quasi come fosse una specie di essenza metafisica a parte, la donna intesa come essere umano di sesso femminile dall'uomo inteso come essere umano di sesso maschile. Lei sa per esempio che sono molti di più i maschi uccisi delle donne uccise. Sono clamorosamente di più. Certo, i maschicidi, per usare, mi permetta, l'assurdo linguaggio che ci stanno obbligando a usare, sono incredibilmente più numerosi dei femminicidi. E perché allora dobbiamo dolerci in questo modo dei femminicidi, visto che sono molti di più i maschicidi? Se io chiamassi maschicidio ogni omicidio di maschio, le garantisco che i femminicidi diventano una quantità negligiabile. Le cose che non ci dicono, perché facendoci una testa quadra con la parola femminicidio tutti pensano che ci sono stragi di donne, ma la strage è di uomini. Questo è interessante. Allora, altro che è vero, le differenze moralistiche sulla donna, sull'uomo, no, sono un mare di donne che vengono massacrate tutti i giorni che ha fatto le cose comandamento. Creiamo una campagna per vietare la produzione di materiale pornografico, per esempio. Perché è chiaro che se favorisco dalla prima infanzia l'accesso a materiale pornografico, difficilmente crescerà una generazione di uomini capace di rispettare la donna, evidentemente. Spero lei sia contro la pornografia. Ci sono tanti modi per lottare contro queste cose, che non è certo, io vedo, insisto, poi però capisco che abbiamo opinioni diverse, io vedo progetti di cui però non è il caso di parlare adesso, molto, molto sinistri dietro l'enfasi sul femminicidio. Sicuramente parlare in questo modo non è il modo per ridurli, questo è sicuro. Il vero modo per ridurli è sradicare la piaga della pornografia, se vuole il mio parere. Sul secondo tema, il nostro tema è l'anticristo. Lei dice, non avete sottolineato la crisi che in questi tempi segna la Chiesa, e sia chiaro, non solo la Chiesa cattolica, protestante, rabbinato ebraico, hanno lo stesso esatto problema. Non lo dicono i giornali, questa è la differenza. E potremmo parlare del processo a 1000 capi scout americani per la stessa accusa, quindi c'è un allenatore di sport, di calcio, di pallacanestro, è una piaga che riguarda il mondo di oggi, non riguarda la Chiesa, però i giornali enfatizzano molto quando è in gioco la Chiesa e penso che tutti possiamo capire perché. Detto questo, quindi è una piaga universale, detto questo, intanto anche qui è senz'altro un segno di crisi gravissima della Chiesa, che nessuno nega, anzi l'abbiamo più volte ricordata, non è il più grave segno, è uno dei segni. E le ricordo una cosa che è interessante, che San Paolo, Lettere Romani, capitolo 1, lega lo scivolamento in comportamenti omosessuali alla perdita della fede. Perché dice Romani, poiché avete abbandonato
la fede nel Dio unico che dovevate avere, perché la ragione stessa, basta un uomo normale che usa con la buona volontà la ragione a riconoscere che c'è un solo Dio e ad adorare un solo Dio, ma vi siete dati al culto dei dei pagani politeista, la punizione è stata che vi unite uomo con uomo, donna con donna. Quindi è testo rivelato che l'omosessualità è inevitabile esito della perdita della fede. E siccome c'è una crisi gravissima dottrinale e di fede oggi anche nella Chiesa, questo è un fatto ovvio, è chiaro che un sacerdote, un povero sacerdote che a cui non viene più fornito la dottrina come dovrebbe essere fornita, se ha delle debolezze magari pregresse, più facilmente scivolerà, ma in qualunque vizio, non solo l'omosessualità ma anche di altro tipo. Non esageriamo neanche quello rispetto ad altri, è gravissimo, ma è pur sempre il cedimento al peccato, al vizio. Il problema vero non è l'omosessualità del clero, il problema vero è che cosa la produce, e San Paolo ci spiega che è figlia l'omosessualità, sia maschile che femminile, della perdita della fede. È una delle punizioni che Dio riserva a chi perde la fede. L'ultima cosa, l'Islam e il fanatismo religioso. Maometto è sempre stato visto come un anticristo, per esempio. L'Islam è senz'altro, come forza che tenacemente rimane operante, anticristica. Però l'invito tutti a distinguere molto bene tra l'Islam vero, per esempio un popolo islamico in quanto tale, e l'uso che i servizi segreti israeliani, americani, francesi, inglesi fanno scientificamente dell'Islam che fanatizzano, a cui forniscono armi, droghe, per poi massacrare essenzialmente i cristiani e i cattolici del Medio Oriente. I servizi segreti, vorrei dire l'Arabia Saudita. No, Arabia Saudita, Stati Uniti, Turchia, Inghilterra, Francia, Israele hanno coordinato l'attacco alla Siria perché era uno stato tollerante, era uno dei paesi islamici più tolleranti e più pacificanti sul piano sociale. Come l'Iraq, l'elite era cattolica, come in Iraq, 4 milioni di cattolici massacrati da squadroni della morte che li cercavano a uno, perché i poteri forti degli stati occidentali sanno che riescono a mandare in frantumi il Medio Oriente se espellono la comunità cattolica, che è il lubrificante di tutte le comunità islamiche, sono quelli che riescono a pacificare sunniti e sciiti. Quindi l'Islam fanatico è una creazione dei servizi occidentali, i fratelli musulmani li ha creati il MI6 inglese negli anni 50 per produrre il caos, lasciare il caos in paesi che hanno il petrolio, che vanno mantenuti in un caos, in una voluta arretratezza. Allora possiamo parlare di Islam. A me l'Islam vero è una cosa, e possiamo parlarne con la massima durezza, sia chiaro, ma poi c'è l'Islam finto, l'ISIS, alimentato dai nostri servizi segreti. E quindi cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, dell'Islam o delle operazioni coperte dei servizi segreti inglesi e israeliani. Questo è il punto vero. Ma io adesso mi riferivo al capo di Asia. No, è solo per dire, mettiamo sempre... Pakistan è fanatismo autentico. Il fanatismo c'è, però mi permetto di dire una cosa molto forte, che vi farà male, probabilmente. Sa cos'è la cosa seria che in qualche modo dovrebbe dirci qualcosa dell'Islam? L'Islam chiede e ottiene di costruire moschee nei paesi cristiani occidentali e le costruisce, ma vieta severamente costruzione di chiese nei loro paesi. Sa perché? Perché dicono siamo l'unica religione vera, quindi abbiamo il diritto di costruire moschee da voi, ma non diamo a voi il diritto di costruire chiese da noi. L'islamizzazione dell'Europa. E sa perché questo però è a suo modo bello? Perché la Chiesa Cattolica ha sempre fatto così. La Chiesa Cattolica fino a Pio XII andava nei paesi islamici e pretendeva, dicendo di essere l'unica religione vera, abbiamo il diritto di costruire chiese qui e voi non avete il diritto di costruire moschee da noi. E lo faceva la Chiesa Cattolica. Negava il diritto alle altre religioni, ma li pretendeva per sé come unica religione vera. Adesso è il contrario. Ma l'Islam è più serio, perché se io ho la religione unica vera, e lei capisce che ci può essere una sola religione vera, che è quella cattolica romana, evidentemente io ho diritti che non ha nessun'altra religione. Quindi l'Islam a suo modo, nella sua errore, è serio, perché fa quello che la Chiesa ha sempre fatto. Mi scusi la passione. Scusami, io traduco un attimo, rilanciandomi questo tuo discorso sull'Islam, e adesso farò ulteriormente del mare presenti. Mi riallaccio senz'altro alla causa della violenza contro uomini e donne, soprattutto contro le donne, la pornografia dilagante che bisogna combattere,
Ma riallacciandomi all'Isna, fede e si perde perdendo la purezza, diciamo. Certo. So che dall'Islam bisogna, qualche cosa bisogna attingere, ed è la purezza dei costumi delle donne. Sì, ottima osservazione. Comunque vado al vegan, al discorso vegan. Diciamo, ecco, per chiudere con la signora, lei ha posto grossi problemi, grossi temi legittimi che meriterebbero ciascuno una conferenza. Quindi in effetti mi scusi per la rapidità e la decisione della risposta, solo perché volevo dare risposte molto veloci, tecniche. La questione è più complicata, ha ragione anche lei a pretendere di ampliarla, sia chiaro, eh? Siamo stati un po' brutali per motivi di tempo, ma lei ha toccato temi degni e grossi e importanti. E prima di passare al vegan, sa anche, io ho conosciuto negli anni 80 dei seminaristi, così capivo che mondo era loro, sa qual è il problema anche? La Chiesa non ha più vocazione. In tempi normali, su 100 vocazioni, io 40 li rimando a casa. Se io dovessi fare la selezione dei seminaristi, ma dopo 3 mesi o 1 mese o forse 1 settimana, capisco se uno ha un orientamento che per quanto sia grande la sua buona volontà non è adatto a fare sacerdote, non è adatto. Ma siccome non ha più vocazioni, il seminario marchigiano di Ancona, che fa tutte le Marche, pensate quante città, ha classi con 1 o 2 studenti, 5 neoseminaristi, cioè praticamente insegnare lì è come insegnare al muro fra poco, hanno 7, 8, non so quanti, ma parliamo di pochissimi seminaristi per tutte le Marche, eh? E quando tu sei alla canna del gas e ti arriva un seminarista all'anno in tutte le Marche, tu devi essere fatto di ferro per dire no, guarda, tu in tutta sincerità non sei adatto a fare sacerdote. Prendono tutti, e quindi prendendo tutti è inevitabile che ti prendi anche chi in fondo al cuore sai che non dovresti prendere. C'è un accecamento anche. Oggi si è così crocifissi, se si osa parlare di contro, diciamo, l'omosessualità, che un vescovo che dicesse no a un ragazzo omosessuale che vuole fare seminarista viene crocifisso, viene massacrato. Per cui oggi c'è una Chiesa che è inerme, che è indifesa, che è esposta, che è infiltrata. Non dimentichiamo che è infiltrata. È perché oggi infiltrare la Chiesa è facilissimo. E alla Salette, la Madonna cosa dice alla Chiesa? Che vigilino i superiori di ordini religiosi, perché la setta diabolica cercherà di infiltrare tutti gli ordini della Chiesa, mettendo i suoi uomini, i suoi ventenni dentro, per poi dentro provocare scandali e distruggere l'immagine della Chiesa. Lo dice la Madonna alla Salette, che si vigili molto prima di ammettere una persona sacerdote. Quindi San Benedetto cacciava dal monastero novizi per il modo in cui camminavano. C'era un famoso episodio, un grande santo, c'era un monaco che camminava in modo troppo volgare, una camminata non elegante, gli dice tu non puoi essere monaco, pensi un santo come opera. E io insegno, purtroppo sta aumentando, perché la pressione per favorire l'omosessualità è talmente universale sulla stampa, sui giornali, a livello politico, è una roba mostruosa. C'è un documento degli anni 60 di un grosso responsabile di centri abortisti americani e consulente dell'UNICEF, dell'ONU, che fa un documento famosissimo, studiato già da molti, dove dice entro, per distruggere la nascita dobbiamo entro 30 anni portare il 50% dei giovani all'omosessualità. È un progetto scientifico, perché i circoli neomalthusiani si accorgono che non basta la pornografia, non basta l'aborto, non basta la contraccezione a sradicare la natalità, e capiscono che non c'è forza contraccettivistica più potente dell'omosessualità, perché se due persone sono di sesso diverso, prima o poi, o volenti o nolenti, magari un figlio salta fuori, ma se sono omosessuali non può saltare fuori. Quindi lei è di fronte a un progetto satanico che risale agli anni 60 e anche prima. Per cui capisce che una Chiesa che appena appena mi sbanda dal più severo presidio dottrinale, dalla più grande fermezza eroica per difendere il dogma e la liturgia di sempre, è una Chiesa che si espone a tragedie di ogni tipo, a tragedie di ogni tipo. Oggi i vescovi per me sono accecati, oggi non vedono letteralmente quello che dovrebbero fare. Lei ha visto vescovi fare grandi lotte pubbliche in piazza con processioni riparatorie, parlando dai pulpiti, gridando contro quello che stanno facendo. È passato nel paese cattolico da sempre, in Italia, il matrimonio fra persone dello stesso sesso, chiamato in modo diverso, ma ci rendiamo conto, lei ha visto grandi proteste dei vescovi, io nessuna.
era roba da scendere in strada, roba da predicare in modo infiammato dai pulpiti, da gridare contro questo abominio. Zitti, silenzio. E allora è chiaro, se la Chiesa nella sua gerarchia è in una profonda crisi, e penso che oggi nessuno non veda che è in una profonda crisi, poi non mi stupisco che arrivi il seminarista con una certa tendenza, che non sia fermato, che non sia buttato fuori, che non sia protetta, perché purtroppo c'è anche questo da dire. Guardo all'eleganza della deambulazione monacale che ha citato Matteo, quindi il nome della rosa è da leggere in modo totalmente inverso. Vegan, vede, lei giustamente ha detto, ma cosa c'è di male? In fondo ci sono documentari che mostrano questi poveri polli che sono trattati male, eccetera, eccetera, maiali trattati come, stavo per dire, come cani, ma è sbagliato il cane trattamento. È chiaro, se io vedo questo documentario sto male, non tanto per l'animale, ma per me, perché poi che carne mi mangio? La riempio di vitamine, di steroidi, anabolizzanti, di antibiotici per non farli ammalare, no? Chiaramente, quindi più che per l'animale, mi piace per me, perché se trattando così gli animali, io poi comunque la carne veramente genuina, in fondo Kant spiega benissimo, Kant, che l'animale non può avere diritti. Perché? Perché non è autocosciente, non ha un'anima immortale, non è persona, non può avere diritti, è assurdo. La legge, infatti, nei paesi cattolici ha sempre punito la violenza agli animali e la tortura, ma non per difendere l'animale, che sarebbe assurdo, cosa faccio? Mentre ho i macelli dove che preparo il vitello tornato per tutti, punisco uno che uccide l'animale, è assurdo. Ma perché una crudeltà ingiustificata a danno di un animale offende l'idea di uomo che tutti dobbiamo tutelare. Quindi si puniva la crudeltà verso gli animali in nome della dignità che viola l'uomo che fa questi atti crudeli, non perché l'animale abbia il diritto di essere tutelato, che è un'assurdità totale. L'animale non sa di morire, non muore, è in definitiva, lo devo rispettare, ma proprio perché sono un uomo e quindi mi comporto bene con il mondo naturale che Dio mi ha affidato. Ma detto questo, il problema, il vegan non ti dice mangiamo solo vegetali perché gli animali sono trattati male, eccetera, perché io ho l'amico contadino che tratta benissimo gli animali, ma il vegan non mangerebbe neanche quella carne. Il vegan è contro la carne, e essere contro la carne è una cosa che è di matrice di fatto induista, di matrice orientale, di matrice gnostica anche. La carne sì, però non lo dice qualsiasi erba sia vostro cibo. Attenzione, la Genesi lo dice nell'ordine prelapsario, se ricordo bene, e non nell'ordine post-lapsario, prima della caduta. Quindi c'è una dialettica fra ordini, i due ordini non vanno mai confusi, perché l'ordine prelapsario è un ordine di immortalità corporea, di assenza di malattie, è un ordine particolare. Il corpo di Adamo è in uno stato infinitamente superiore a quello successivo, è diverso. Quindi l'Eden ha frutti particolari che probabilmente nutrivano un modo di... Per cui nell'ordine post-lapsario, se lei legge l'Antico Testamento, più che caprette arrosto, non si parla, Gesù a Pasqua mangia e l'agnello arrostito, è scottato, no, con le erbe amare. Quindi voglio dire, c'è la storia della Chiesa. La Chiesa non ha mai condannato il consumo di carne, mai. Mai l'ha fatto le sette gnostiche, l'ha fatto certi gruppi di vario tipo, ma la Chiesa non l'ha mai condannato. Anzi, ci sono passi di San Paolo che appunto si invita a evitare qualunque divieto sospetto di cibi piuttosto che di altri. È un segno gnostico il vegetarianesimo, perché vede il vegano, e perché è grave che avanzi una cultura vegana e vegetariana? Perché di fatto cosa succede? Succede che lentamente dal dire io non mangio carne si passa al produrre una cultura sempre più capillarmente presente, che si potrà tradurre al momento opportuno in divieti, come dice il padre della Chiesa, Sant'Ippolito, vieteranno di mangiare certi cibi, anzi da San Paolo, vieteranno di mangiare certi cibi, e questo è anticristico. Cioè, che uno voglia essere vegetariano per motivi medici, ben studiati, poi molto complessi, perché ci sono gli 8 gruppi proteici da ricostruire che si trovano solo nella carne rossa, è molto complicato anche sul piano medico, però ammettendo che si possa essere vegetariani, non voglio adesso affrontare un discorso medico, cosa complicatissima se voglio reintegrare gli 8 gruppi proteici fondamentali, perché solo una carne rossa ce li ho tutti, e se no devo
fare un complicatissimo mélange tra legumi di ogni tipo, è una cosa molto complicata, però facciamo finta che uno ci riesce. Rimane sbagliato, perché è ha un sapore induista, un sapore gandhiano, ha un sapore orientale, un sapore gnostico, ha un sapore... Benson ci presenta l'Anticristo come vegetariano, Soloviev come vegetariano, Hitler a chi mangiava carne diceva vedo, chi mangiava il brodo, tavola, vedo che ti piace il brodo di cadavere, lo chiamava così, tipica battuta dei vegetariani, il brodo di cadavere. Insomma, il discorso è molto delicato. Io per principio sento puzza di zolfo, al di là delle buone intenzioni del singolo, ma questa cultura va frenata, se no fra un po' arriverà la legge che vieta, che limita, che modera, e poi la carne è buona. Con questi è invece offrire un venerdì di digiuno, vabbè, dato che è venerdì, altro capitolo, il cristianesimo, ecco, è un'altra cosa. La quaresima. La quaresima non c'era carne rossa. Questo non vuol dire che però il cristianesimo faccia di vieto della carne in altri periodi. No, però proprio l'ultimo dei problemi, cioè noi non, voglio dire, un miliardo di bambini di aborto all'anno, non penso che... Cioè il fatto che i circoli... Nei circoli eutanasici, neomalthusiani, abortisti, poi mi compare magari anche il vegetarianismo, per principio sono contro. È una cosa poi antitradizionale. Abbiamo la salamella, il ciauruscolo, abbiamo i prosciutti italiani, l'arrosto, il pollo, insomma un bel pollo arrosto, ma scherziamo. No, poi qua abbiamo la campagna, i contadini con la roba buona, cioè. Capite? Tutto ciò che è ultra la tradizione mi dà fastidio per principio. No. Posso dire una cosa? Prego. La crisi attuale dei seminari è stata magnificamente descritta, però risale a molto tempo fa. C'era Monsignor Domenico Celada che descriveva come l'insegnamento nei seminari subito dopo il Vaticano II era stato stravolto, impallinando le vere vocazioni. L'altra cosa... Scompare il latino, scompare San Tommaso d'Aquino. Anche, sì. L'altra cosa, quello che è stato detto delle donne musulmane, non è stato detto che lì c'è più rispetto, eccetera, ma l'aborto è dilagato nella collettività musulmana molto prima che fosse legalizzato da noi. Certo, capisco il collegamento con quello che ho detto io. Ma lo deve vestire, solo al posto come si presentano. Però... Una domanda velocissima. Cosa possiamo fare per aiutare il catecon, supposto che sopravviva nella figura di Ratzinger? Qui non abbiamo questa discussione complicatissima sul Papa Emerito. Io penso, ecco, voglio dire una cosa molto bella, e concludo con questo, perché è di San Gregorio Magno, che vede l'Italia devastata da guerre civili, rovine, pestilenze, terremoti, di tutto. E in una predica famosissima, la seconda predica d'avvento dell'anno 550, mi pare, 559, dice ai cristiani, fratelli, forse sono i tempi ultimi. Bene, noi non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo anzi gioire, sta per avvicinare il regno, e per noi l'entrata in paradiso, se sono i tempi ultimi. Perché noi che non amiamo il mondo e che non possiamo amarlo, non possiamo certo dolerci che venga distrutto e sia giunto alla sua fine. Soffrono coloro che lo amano, ma noi non lo amiamo, lo odiamo, il mondo inteso come il mondo del peccato, il mondo del principe di questo mondo. Quindi invita i fratelli cristiani che temevano la fine del mondo a una grande pace, una grande gioia, a una grande serenità. Noi possiamo rimanere sereni e possiamo, il fondamento della serenità è sempre uno solo, la meditazione, la vita di preghiera. Lo sforzo, per quanto fatto da persone povere, umili, prive di mezzi, ma Dio vede lo sforzo diciamo di santificarci, di consegnarci totalmente a Dio. Umilmente, semplicemente, nella vita quotidiana. Cercare davvero di debellare il vizio a noi. Anche i suoi rimasugli, le reliquie peccati, le cose piccole che non vogliamo cancellare. Odiare il peccato veniale. Sforzarci di santificarci, andare a fare dei buoni esercizi spirituali ignaziani, adorare il Santissimo, dire bene il rosario con più fervore, ecco, possiamo santificarci. La risposta è santificarsi. Chi santifica è in pace, perché fida a Dio, Dio c'è, Dio vede,
Dio provvede, Dio ci sarà al momento della prova, se ci sarà una prova, è certo, quindi, e poi informarci, però anche la battaglia nella società, informarsi sui siti giusti, a leggere, studiare buoni testi dogmatiche di morale sufficientemente, diciamo, antichi per essere davvero solidi, non aver paura di San Tommaso, che è il teologo più semplice da leggere che ci sia in realtà, ed è stato ripubblicato la Summa in edizione economica, in 4 volumi, dall'edizione di Bologna dei Domenicani, con 200 euro l'uno a tutta la Summa, su 4 volumi, circa 50 euro l'uno, e Tommaso c'è tutto. E chiunque può leggerlo, uno che va alla terza media può leggere San Tommaso, con calma, è di una chiarezza assoluta. Quindi, ecco, formarsi, avere il coraggio di formarsi, con calma, con umiltà, fare buone letture, bandire mass media che possono ferire la nostra fede dalla casa, spettacoli sbagliati, varietà, intrattenimento, ecco, concentrarci, raccoglierci, crescere nell'amore. Questa, la vera risposta è questa. È un po' semplice, ma è questa. Grazie di tutto.